dopo questa interrogazione torniamo al punto numero, all'argomento numero 16, che è un atto di indirizzo per il momento per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione urbanistica della piazza Mitrano. Lo espone questo atto l'assessore delegato Rossella Piccoli. Grazie Presidente. Quest'atto di indirizzo che a breve vi leggerò è un atto di indirizzo molto molto importante per la nostra comunità. Tant'è infatti perché riguarda la realizzazione di un parcheggio interrato in piazza Mitrano, nonché la sistemazione urbanistica dell'intera piazza. È un altro indirizzo importante, tant'è che la nostra amministrazione ha voluto condividerlo con l'intero Consiglio Comunale, anche perché si tratta di un'opera che, se si dovesse realizzare, di un'alta valenza strategica ed economica, e per cui è oltre ad essere annoverata anche tra gli strumenti di programmazione pluriennale. Quindi leggo non interamente qualche straccio, giusto i punti fondamentali di questo atto di indirizzo. È noto a tutti quanti come Logorotondo, ormai da anni, è una meta di numerosissimi turisti che si riversano nelle strade del nostro centro storico e del suo immediato intorno per visitarlo, ammirarne le bianche viuzze, le caratteristiche abitazioni commerse, nonché i nostri monumenti, oltre che a partecipare a tutte le numerose iniziative culturali che si organizzano e oltre anche a venire a gustare e mangiare nei nostri locali caratteristici. Tutto questo afflusso che in questi anni, anno per anno, aumenta sempre di più dei turisti nel nostro paese, ha fatto emergere la carenza, non sto dicendo sicuramente una cosa nuova, la carenza di parcheggi nel nostro paese. Il nostro paese non è in grado in questo momento di recepire tutta questa grande affluenza che viene dall'esterno. E sta creando dei gravi disagi non soltanto ai cittadini che vengono e faticano davvero tanto per trovare un posto, e a volte spesso e volentieri capitano che parcheggiano in zone dove è vietato parcheggiare, ma sta creando dei disagi anche a noi cittadini, ma soprattutto devo dire agli abitanti del centro storico. Se noi facciamo una valutazione di quella che è la situazione attuale di parcheggi a Logorotondo, possiamo dire che ci sono 117 parcheggi a pagamento, che sono quelli che sono nella strisce blu, dove il Comune percepisce circa, incassiamo 80.000 euro dalle strisce blu, dove il Comune aspetta il 37% di questi incassi. Ci sono 70 stalli di parcheggio qui giù nel parcheggio interrato in piazza Aldo Moro, quindi tutti possiamo immaginare come, cioè, non si può soddisfare la richiesta turistica con soltanto 187 parcheggi. Tant'è che durante gli eventi importanti, quali il Natale o anche l'estate, l'assessore alla viabilità si è sempre, Vito Speciale, si è sempre impegnato e ha dovuto ricorrere esternamente anche all'utilizzo di proprietà private per cercare di reperire altri posti, per cercare di evitare ingorghi nel nostro paese. E diciamo che è riuscito bene o male a trovare altri 600 posti che sono quasi interamente tutti riempiti. Quindi da quanto detto emerge la necessità di pensare a un sistema di parcheggio intelligente, proprio a ridosso del centro della città, un parcheggio di grande capienza, che da molti anni si parla di un parcheggio in piazza Mitrano, devo dire. Quindi un parcheggio di grande capienza che serva ad eliminare la presenza delle auto anche nelle strade a maggior frequentazione dei turisti, a vantaggio della fruibilità e della qualità dell'aria. La risposta a questi problemi quindi potrebbe essere proprio la trasformazione di piazza Mitrano in un parcheggio interrato, che potrebbe avere la possibilità di poter avere circa oltre 500 posti auto. La parte centrale della piazza attuale si estende per circa 6.000 metri ed è utilizzata per il 50% a parcheggio, e oltre la restante parte invece ci sono un giardino a parco giochi ed è caratterizzato da una forte pendenza e presenza di barriere architettoniche. Con la realizzazione di un parcheggio interrato si potrebbe mettere in piano il giardino, unirlo al centro antico, incorporando la superficie della strada che attualmente li separa, creando una struttura per il parcheggio di residenti e turisti, ma anche locali residenti ad attività commerciali, ed una piazza di grande impatto visivo collegato al centro della città.
L'idea quindi è quella di liberare la cortina muraria che diventerà una naturale privilegiata quinta alla nuova sistemazione della piazza, collegata e parte integrante al centro storico, anche grazie alla pedonalizzazione della strada ovest di Piazza Mitrano. Il nuovo parcheggio consentirà di liberare tutto il centro storico dalla presenza delle auto, creando un'isola pedonale fruibile di tutte le tipologie di utenza e in totale relax e sicurezza. È ovvio che per questo si dovrà anche pensare e individuare anche una gestione di parcheggi intelligenti, con tutto ormai la digitalizzazione che eviterà proprio l'afflusso dei turisti che entrino al centro storico, che entrino nel paese, e che con lo smartphone potrà già immaginare e individuare dove poter localizzare la propria auto. Quindi chiediamo al Consiglio Comunale di approvare questa relazione di questo assessorato, di dare indirizzo agli uffici preposti di attivare un'iniziativa finalizzata al ricepimento di manifestazioni di interesse, di indagine finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici in possesso di adeguata qualificazione interessati a presentare proposte di project finance ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 50/2016. Cioè, tutto questo perché si tratta sicuramente di un'opera molto costosa, che è molto più probabile che, facendo una manifestazione di interesse, che si possa affacciare un privato che possa a spese loro sia realizzare l'opera, gestirla, eccetera, eccetera, rispetto che invece trovare dei fondi tramite PNRR per realizzare un'opera così importante e di vitale importanza, secondo noi, per il nostro Paese. Grazie. Grazie, Assessore Rossella Piccoli. Chiede la parola il consigliere Giovanni Oliva. Grazie Presidente. Allora, premetto una cosa importante. Questa è un'opera estremamente faraonica ed è un'opera estremamente importante per i prossimi 30 anni del futuro di Locorotondo. Noi non siamo contrari alla realizzazione di un'infrastruttura di questo tipo, che vada a pedonalizzare e liberare il centro dalle auto e renderlo ancora più bello. Il problema di fondo che noi mettiamo come prerequisiti per poter votare a favore di un atto di indirizzo di questo tipo, però, è che si realizzino dei parcheggi compensativi immediatamente. Perché non dimentichiamo che quando è stata chiusa la piazza del comune per poter realizzare i lavori, e lavori preventivati che dovevano durare un anno e mezzo, due anni, quello che era, e poi siamo arrivati ai tre anni e mezzo, quattro, il disagio è stato enorme. Piazza Mitrano, quanti posti auto ha dalla quantificazione? No, non il progetto, adesso sono un centinaio. Se andiamo a eliminare anche gli elementi intorno, perché la piazza diventerà completamente inutilizzabile, stiamo arrivando a 120. Quindi il problema è, noi abbiamo bisogno di un'area a parcheggio prima di questo project financing che vada a sostituire i 120 posti auto, e non possiamo utilizzare come aree quelle già esistenti. Cioè, io non posso dire che la mia soluzione è andare al cimitero o andare al campo sportivo, perché noi stiamo andando a utilizzare delle aree già esistenti. Quindi, possibilmente, perché non proporre alla ditta che si vuole candidare ad un'opera faraonica di questo tipo di aggiungere anche la realizzazione di un'ulteriore area a parcheggio che potrebbe diventare altro? Cioè, ragioniamo su queste cose prima di avviare il project financing, perché chi c'era in consiglio comunale al momento del cimitero immagino che si ricorderà che cos'è il project financing, cioè che cosa succede col progetto di finanza. Cioè, una volta che si avvia il procedimento, se si va oltre una certa fase non si può più tornare indietro. Quindi possiamo fare una discussione, visto che qui si stanno mettendo in campo delle opere pubbliche che incideranno sui prossimi 30, 40 anni, 50 anni, 60 anni del futuro del paese, un ragionamento fatto bene prima di avviare il progetto di finanza? Perché, ribadisco, paralizzare quella parte del paese che è la valvola di sfogo principale in questo momento, per, io dubito che un'opera del genere venga realizzata in meno di 5 anni. Quella cosa lì, no. Progetti di finanza, sappiamo bene cosa succede, e questa è un'opera veramente molto grossa,
quindi io dubito che in meno di 5 anni quella cosa lì venga fuori come progetto. Se stiamo chiedendo di bloccare per 5 anni quella piazza, noi non siamo favorevoli se non si trova un parcheggio compensativo con lo stesso numero di posti, che comunque saranno insufficienti per tutto quello che succederà. Lo facciamo per prevenire il disagio, non per andare contro l'amministrazione, non stiamo strumentalizzando. Vogliamo semplicemente che si prevenga quello che è il disagio che si può generare. In più, vi aggiungo, io sono favorevolissimo proprio a livello anche estetico a lavorare su quella piazza, perché quella è la porta d'ingresso al paese e noi l'abbiamo, non è in belle condizioni a livello di illuminazione, a livello estetico, a livello di tutto. Però vi chiedo veramente di ragionare su una questione di parcheggio compensativo. Dobbiamo avere un'area di pari metrature e di pari numero di parcheggi prima che si inizino quei lavori, in un'area specifica e comunque vicina nelle zone del centro. Noi nella scorsa consigliatura presentammo delle proposte di piano dei parcheggi con l'individuazione di alcune aree che sono anche diciamo di immediata disponibilità dell'amministrazione se si volesse fare un'operazione di questo tipo. Siamo a disposizione per potervi mettere a disposizione, ribadisco il termine, il materiale che avevamo prodotto, perché c'era secondo me un'idea che venne proposta da Silvio Catalano e da Tonino Gentile nella scorsa consigliatura, che potrebbe essere di facile realizzazione, potrebbe essere veramente utile per il paese, perché riusciremmo anche a risolvere un altro problema che è legato alla questione parcheggi e mercato quando c'è il venerdì, i giorni di mercato. E quindi vi chiedo di portare, prima di avviare il progetto di finanza, tutto questo discorso in commissione e di valutare insieme tutti questi aspetti, perché quella è un'opera che si può ritorcere contro, nel senso che se non è gestita nella maniera adeguata, qui stiamo parlando di andare a eliminare, cioè da quello che mi sembra di capire, si eliminerebbe anche il blocco di strutture che ci sono a ridosso di via Vittorio Veneto, stiamo parlando anche di questo, cioè di liberare il muraglione, di fare un'operazione di questo tipo. Io vi dico, forse, però siccome noi stiamo dando un atto di indirizzo politico, dobbiamo controllare il progetto di finanza, dobbiamo stare molto attenti, perché deve essere una grande opera che serve veramente al paese. Queste sono le condizioni che noi ci sentiamo come gruppo di opposizione di mettere sul tavolo della discussione. Ribadiamo, noi non siamo contrari al progetto, però vogliamo che non si crei una situazione di enorme disagio per i prossimi anni, tenendo conto il picco turistico che stiamo vivendo, perché Locrotono deve dotarsi sicuramente di altri parcheggi, però forse sarebbe meglio fare prima un'operazione esterna sui parcheggi e poi fare una grande operazione di questo tipo. Noi siamo a disposizione, però vi ho detto, i prerequisiti sono questi, altrimenti rischiamo di far andare in tilt il paese nei punti e nei momenti nodali della vita dei prossimi anni. Grazie consigliere Giovanni Oliva, ha chiesto di intervenire il consigliere Fabio Lotito. Grazie Presidente. Nel programma del Movimento 5 Stelle di Locorotondo c'è il parcheggio in piazza Mitrano. C'è da sempre, c'è dal primo anno che ci siamo candidati a Locorotondo ed abbiamo sempre avuto questo come obiettivo. Naturalmente il parcheggio in piazza Mitrano non può essere un castello nel deserto, ma deve essere contestualizzato e inserito all'interno di un progetto più ampio, e cioè quello della pedonalizzazione di via Nardelli, dell'eliminazione dei box auto che ci sono attualmente ancora in uso in via Nardelli, eccetera. Questo perché? Questa premessa perché? Perché è fondamentale nel momento in cui questa amministrazione decide di procedere alla realizzazione di quest'opera attraverso un progetto di finanza che vede naturalmente la partecipazione esclusiva da parte del privato.
privato che non è un mero benefattore o un contribuente pieno di soldi che non sa come utilizzarli e come gettarli via. No, il privato naturalmente fa un investimento, a fronte di questo investimento deve ottenere un risultato, un utile. E quindi quest'utile comune, o meglio l'amministrazione in questo caso, lo deve quantificare e determinare prima. Così come deve determinare e quantificare prima quali sono gli obiettivi da raggiungere oltre al numero dei posti auto. E mi spiego meglio. Se l'amministrazione decide e dice ok, io devo decongestionare il traffico, devo decongestionare il problema dei parcheggi, devo risolvere tutta una serie di cose, benissimo. Oltre a questo cos'altro mi serve? Mi servono i servizi, e infatti c'è scritto il car sharing, l'alberga bici o altre situazioni del genere, quindi sono spazi che il privato deve mettere a disposizione, cioè quello che noi dovremmo fare con l'atto di indirizzo e che ci dovrebbe essere scritto in quest'atto di indirizzo sono i presupposti che imprescindibili che devono consentirci di dire al privato questo è quello che vogliamo, questo è il minimo sindacale di quello che vogliamo, a fronte di questo fai la tua proposta che poi naturalmente il privato potrà per esempio rappresentare con delle cubature o altre richieste di questo tipo, e lì sarà poi l'amministrazione, il consiglio, le commissioni a valutarle e a discuterle nel merito. Ma questo lo dobbiamo scrivere però. Oggi cosa abbiamo? Abbiamo un atto di indirizzo e si dice agli uffici procedete in tal senso, aprite il bando, e noi ci potremmo trovare di fronte a, non a tante offerte, perché ripeto non ci sono tante e l'opera è importante, noi ci potremmo trovare di fronte ad un'unica offerta e quindi obtorto collo andare poi a contrattare, a discutere con l'unica azienda disponibile che alla fine dirà o così o non si fa nulla. Quindi rischiamo di ritrovarci con un'unica offerta e a dover accettare nostro malgrado perché non abbiamo alternative, ma non funziona così. Non funziona, perché? Perché poi ci ritroveremmo magari con una gestione decennale, quindicennale o ventennale di un luogo che ci costringerà a comportarci in un certo modo. Per esempio, sempre perché deve essere contestualizzato e il parcheggio deve avere, potremmo o dovrebbe essere essenziale, fondamentale, la presenza di box auto per ristorare i proprietari dei locali che non hanno poi più la possibilità di utilizzare i propri box, i propri posti auto in via Nardelli e quindi avere e chiedere delle cubature delle riservate a quelle utenze. Cioè le variabili sono tante, non sono poche. È ovvio, non è ovvio, cioè questa è una pubblica amministrazione, non è ovvio, è scritto. Allora se io lo scrivo c'è scritto e quindi chi legge è ovvio che debba leggere quello che c'è scritto, ma se in quello che c'è scritto non c'è scritto niente, in giurisprudenza si dice che chi tace sta zitto, non che acconsente. Quindi se non c'è scritto non è prescritto da nessuna parte. Se invece c'è scritto, è vero, segretario? C'è il silenzio ha senso e il silenzio di senso. C'è il silenzio ha senso, sì, però chi tace sta zitto, non c'è un... Allora, noi non lo scriviamo, se nell'atto di indirizzo non c'è scritto, quindi uno si sente poi libero di presentare le cose in un certo modo. Quindi io mi asterrò su questo punto, non sono contrario perché ripeto è un punto di programma qualificante del Movimento 5 Stelle fin dal 2016
Meno male, sindaco, io gliel'ho detto anche telefonicamente ieri, quindi non è che non c'è da sorprendersi. Ho detto bisogna stare attenti quando si fanno i progetti di finanza. Questo comune, vedi sindaco, questo comune, mentre lei era impegnato nel suo ufficio, qui in questo comune noi abbiamo vissuto dei momenti, dire drammatici è poco, no? Perché ci siamo ritrovati all'improvviso nelle commissioni, io non me lo scorderò mai perché io le seguivo, lei era in ufficio, io le seguivo invece da lì, dall'esterno, noi ci siamo ritrovati all'improvviso negli uffici con un progetto di finanza per la privatizzazione del cimitero di questo paese. Con un piano tariffario, con un macello, una cosa incredibile. Allora, se dobbiamo commettere lo stesso errore, permette sindaco, io non lo voglio commettere. Allora, se posso evitare di commettere degli errori, lo devo fare adesso che c'è un atto di indirizzo che può valere poco. E siccome oggi può valere poco e aggiornare quest'atto di indirizzo ci vogliono 5 minuti e lo posso portare al prossimo consiglio comunale che dovrà necessariamente, obbligatoriamente essere tenuto prima di Natale, io lo faccio e ottengo l'unanimità dell'Aula, così come ha detto a lei e detto anche all'assessore, sarebbe bastata una chiacchierata anche in capigruppo o all'interno della commissione per redigere un atto scritto magari in maniera diversa che avrebbe dato serenità e tranquillità a tutta l'assise. Va bene sindaco, grazie. Grazie consigliere Fabio Lotito, interviene il sindaco Antonio Bufano. Caro Fabio, ce l'avevi nel programma dello primo, non c'è da agitarti, questo non è nulla, caro Fabio. Io credo che il Movimento 5 Stelle abbia messo in programma elettorale il parcheggio, puoi star certo che là sotto non ci andranno le salme, visto che fai riferimento al progetto Finanzi. E poi tra l'altro non stavo in ufficio quella volta, ho fatto pure io la raccolta delle firme per non fare il progetto Finanzi al cimitero. Però voglio ribadire una cosa, questa è la prima volta che mi chiedete tutte le volte di cominciare a parlare di un discorso e di essere tutti coinvolti. È un atto di indirizzo che noi vogliamo portare e vorremmo che tutta l'amministrazione, maggioranza e opposizione, ragionasse su certa idea che noi abbiamo, perché diciamo che nelle casse comunali non abbiamo la possibilità di reperire questi fondi. Anzi, direi di più, prendo a volo quello di finanza di progetto, allora aggiungerei io, o da bandi pubblici, è già un primo motivo di rettifica di un atto che voi possiamo rettificare adesso, non è un problema, questo è un atto di indirizzo che non fa nulla. Io voglio solo sapere se questo comune ha bisogno di avere un parcheggio in piazza Mitrano oppure no. Se lo vogliamo fare noi andremo avanti a farlo per conto nostro, però avrei piacere che tutti quanti parlassero. Allora, se questo bisogna modificarlo, caro Lotito, se lei ha portato e visto che l'ha avuto, l'ha letto, vediamo dove correggerlo. Tutto qui. Se noi vogliamo rinviarlo, lo rinviamo, siccome è la nuova proposta che ci chiedete ogni giorno di partecipare ai progetti del comune fatti dalla maggioranza, mi vedo costretto praticamente ad essere negativi su questa cosa. Un'altra cosa, Giovanni, per quanto riguarda quella piazza lì, è chiaro che ci saranno disagi e cercheremo di risolverli, però ti posso garantire per quanto riguarda i parcheggi per i residenti, lì sono limitatissimi, non ce ne sono proprio, per cui diciamo che ai residenti non dovremmo creare nessun problema, però è giusto quello che dici, anzi posso dire una cosa, anche qui abbiamo la nostra consigliera che ha un terreno, l'ha già messo a disposizione senza fare manco il parcheggio ancora, per cui troveremo gli altri spazi. Quel progetto che diceva lei di Antonio Gentile e gli altri, tieni conto che c'ero pure io, quindi i progetti li abbiamo visti e quindi può essere accolta una richiesta di modifica, vediamo come sistemarlo, vediamo come farlo. Io avrei piacere che su questo progetto strategico per il nostro paese potesse essere gestito insieme alla minoranza. Se poi voi fate, come l'ho detto, i scene da terzo mondo, caro Fabio, allora tutte le cose le sai, è inutile che vieni qui e vieni a dire sai ma io ce l'ho nel programma, però non lo voglio, però il progetto Franzi ce l'abbiamo 5 milioni nelle casse, visto che lei vede i bilanci comunali, oggi stiamo parlando di variazioni, ce l'abbiamo noi 6 milioni di euro nel bilancio comunale? Sono scene, sì, perché scene di
di cose strane, perché mi pare strano, è una cosa che proponiamo a tutti voi e voi dite di no. Benissimo, andiamo avanti noi. Allora, se volete lo possiamo rinviare e aggiungere quello che voi chiedete, noi siamo disponibili a sistemarlo. Se non siete d'accordo, se c'è uno che non vuole andare avanti, fatelo sapere, noi andiamo avanti per conto nostro, abbiamo la fortuna di avere la maggioranza, ok? Perché è inutile, dobbiamo decidere sì o no. Grazie sindaco. Chiede la parola il consigliere Michele De Giuseppe. Signor Presidente, egregi colleghi e colleghe, caro sindaco, io devo dire che di condividere pienamente ciò che ha espresso il nostro assessore, ma anche le giuste riflessioni avanzate da Oliva e da Lotito. Poiché noi dobbiamo arrivare su questa opera che tutti abbiamo detto, abbiamo riconosciuto essere strategica, ad un punto di vista comune su quest'opera, tenendo conto che non possiamo e non dobbiamo ripetere gli errori del vecchio progetto di finanza, di cui l'affossamento io sono il principale responsabile, perché io da presidente gestii tutta quella fase, infatti parlo solo il presidente, e riuscimmo in quest'opera di mettere a posto una cosa che non andava bene. Quindi è chiaro che oggi abbiamo la intenzione, la necessità, la volontà di impostare un discorso assolutamente scevro da qualsiasi interesse e da qualsiasi pensiero recondito, per cui se c'è da riscrivere questo atto di indirizzo, credo che il nostro assessore è disponibile, il sindaco ha dato la sua disponibilità, la maggioranza è disponibile. È chiaro però che lo dobbiamo fare in tempi brevi e lo dobbiamo fare tutti insieme. Se lo possiamo fare ancora conto, non è il terzo mondo, però è il terzo. Va bene, io credo che... Perché dico... E perché io condivido con il sindaco che debba essere una azione unanime e comune? Perché andremo a raffrontarci con organismi terzi che devono vedere unita una comunità e un'intera classe politica. E parlo anche delle sovrintendenze, parlo anche di altri attori che poi dovrebbero intervenire su quest'opera. E quindi farlo insieme e fare i passi giusti e idonei, con l'aiuto di tutti. Sì, ma effettivamente... Presidente, intanto facciamo questa modifica: finanza di progetto o da bandi pubblici. Quindi facciamo se un la proponiamo, la mettiamo in facciamo buono. Un emendamento e lo mettiamo, perché se dovesse uscire un bando pubblico può essere pure che lo facciamo noi. Questa la facciamo come rettifica oggi, se poi la rinviamo la riprenderemo. Allora, avrei piacere se ci fosse le dichiarazioni, grazie. Prego, consigliera Grazia Ruggero. Allora, grazie Presidente. Vorrei fare una riflessione, siccome mi ha colpito il testo di questo atto di indirizzo, no? Che è stato proposto, e in una delle parti in premessa si fa riferimento al discorso di si ritiene appunto di poter trasferire efficacemente queste tipologie di dati per supportare, leggo, le scelte di mobilità dei turisti in primis e degli stessi cittadini. La considerazione che faccio non è tanto sul piano tecnico quanto sul piano, diciamo, politico. Il discorso, il fatto che questo paese abbia bisogno di opere strutturali e di parcheggi è sotto gli occhi di tutti.
che questa cosa diventa una necessità, è già una necessità al netto del richiamo dei turisti nel periodo estivo e nel periodo, diciamo, invernale col Natale, poi ci auguriamo, apro una parentesi, di attuare veramente la destagionalizzazione in questo paese, chiudo la parentesi, è una necessità al netto di questi due momenti, lo è sempre stato, lo diventa ancora di più nel momento in cui ci sono degli eventi che richiamano turisti nel nostro territorio e, voglio dire, e questo ben venga. Perché dico questo? Perché la collocazione, qui mi ricollego a quello che ha detto il consigliere Oliva, il fatto che si individui un'opera strategica così importante, così imponente nel centro del paese, comporta tutta una serie di situazioni da dover prendere in considerazione, e se questo intervento è finalizzato solamente al discorso, qui leggo in primis, dei turisti, facciamo attenzione, perché noi stiamo invitando i turisti a raggiungere il centro del paese, e quindi qui si apre una discussione secondo me molto importante, che deve essere fatta anche sul discorso della vivibilità, della viabilità di questo paese. Cioè, mi spiego, non possiamo pensare a fare un intervento di questa portata economica, di questa portata anche in termini di sacrifici per i residenti e per i cittadini, senza tener conto di quelle che sono due cose molto importanti. Uno è un piano della viabilità di questo paese, che quindi porti possibilmente i turisti a parcheggiare nelle aree limitrofe, nelle aree esterne, e tuteli i residenti, e quando parlo di residenti parlo dei residenti del centro storico, parlo dei residenti di Locorotondo e parlo dei residenti dell'agro, che comunque hanno necessità di raggiungere il centro del paese e che si vedrebbero fortemente ovviamente messi in difficoltà. Quindi attenzione, ancora una volta la riflessione che io voglio portare è quella di pensare a questi interventi importanti mettendoli insieme in un contesto appunto di insieme. Ora, abbiamo capito che questa amministrazione del piano urbanistico generale del PUG non ne vuole sentir parlare. Peccato, perché anche quest'opera di questa portata dovrebbe essere inserita in un contesto più ampio di discussione che tenga conto di una serie di situazioni, che non è soltanto la questione relativa al parcheggio in sé, ma anche la questione commerciale di questo paese, lo sviluppo del settore commerciale, lo sviluppo appunto del settore turistico, di altri servizi che servono alle persone. Questo PUG non è una priorità per questa amministrazione, l'abbiamo capito, purtroppo, aggiungo, perché sarebbe utile, e mi dispiace perché l'assessore all'urbanistica viene da un'amministrazione dove ha investito tantissimo su questo discorso e ci teneva tantissimo a questo discorso. Speriamo che, se non altro, si prenda in considerazione quest'opera in riferimento al discorso della viabilità in generale, perché, ed ecco perché ritengo che il gruppo Innova, ribadisco, non è che è contraria all'opera pubblica del parcheggio in piazza Mitrano, ma riteniamo che sia fondamentale agire su più versanti e prendere in considerazione più questioni, perché altrimenti davvero rischiamo di fare, invece che qualcosa di buono per la comunità, un danno non da poco. A maggior ragione se stiamo parlando di un progetto così imponente sotto il profilo economico, dove ci sono e ci saranno inevitabilmente una serie di interessi che verranno ad essere messi in gioco, e quindi mi aggancio anche a quello che diceva il consigliere Lotito, cioè sulla necessità eventualmente di rimandare questo argomento di discussione, di fissare una commissione consigliare ad hoc su questa questione, anche in modalità congiunta se necessario, in maniera tale da sviscerare tutte le questioni e lavorare in questo senso in maniera comune, prendendo in considerazione tutta una serie di esigenze che, ripeto, non possono essere messe in secondo piano. Grazie. Grazie. Consigliera Ruggero, grazie. Vediamo se ci sono altri interventi.
Prego, Assessore Rossella Pico. Grazie, Presidente. Allora, innanzitutto, quello mi rivolgo alla consigliera Grazia Ruggero, io immagino, sogno forse un po' troppo quell'opera lì in Piazza Mitrano, anche perché se ne parla, se ne sente parlare così da tanti anni, immagino per esempio che quell'opera, per come la vedo io, più a beneficio dei residenti, per noi residenti, che non per i turisti. Perché io immagino un piano intero, esclusivamente, per esempio, sto immaginando e sognando, un piano intero, per esempio, con dei box a favore dei residenti del centro storico. Immagino tutto un grande parco sulla Piazza Mitrano, tutto verde e con una prospettiva della città completamente, una valorizzazione urbanistica completamente diversa da quella attuale. Quindi io non riesco a capire perché dovremmo rinviare questo. Si tratta semplicemente di un indirizzo. E capire innanzitutto se c'è qualche azienda che si affacci, che abbia la possibilità economica per svolgere, per fare un lavoro così importante e credo che sia abbastanza oneroso. Poi è ovvio che non è che arriva qualsiasi offerta, qualsiasi progetto e noi dovremmo accettare, poi ci siederemo al tavolo tutti quanti. Noi stiamo con questa delibera esclusivamente dando indirizzo all'ufficio urbanistica di avviare la procedura per vedere se c'è qualche manifestazione di interesse da parte dell'esterno. Ci stiamo adesso vedendo, controllando se è quello, dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quello. È ovvio che valorizzeremo, se si dovesse affacciare qualche azienda, ci siederemo tutti insieme e valuteremo quello che è da farsi su quella piazza, perché sicuramente, oltre a essere un'opera sicuramente strategica, ma deve creare benefici e non disagi a tutti. Grazie. Grazie Assessore. Aspetta un attimo, consigliere Veloti. Abbiamo concluso il primo giro? Sì. Allora, iniziamo il secondo. Il primo? Prego, Presidente, non si preoccupi, devo dire solo una cosa, anche se è il mio primo. Assessore, che non passi, Assessore Piccoli, che non passi mai il concetto che è l'azienda che deve dire a noi ciò che dobbiamo realizzare noi. Siamo noi che già e fin dall'atto di indirizzo dobbiamo precisare, anche solo con l'approvazione, sì, però in questo momento, come diceva il consigliere Lotito e la consigliera Grazia Ruggero, in questo momento noi, al di là del fatto che possiamo rimandare semplicemente al Consiglio Comunale o scriverlo anche stasera nuovamente l'atto di indirizzo, dobbiamo avere le idee chiare su quello che è l'obiettivo principe di questa grande opera pubblica che noi stiamo andando a mettere in campo, che noi stiamo andando a concretizzare attraverso un atto che serva poi negli uffici, perché cominciare a vedere da dove partire, che può essere la commissione, può essere l'idea progettuale, però se già parliamo nei termini in cui è stata posta nell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, già ci vede perplessi su una serie di obiettivi comuni. Allora, se parliamo di turisti dobbiamo ragionare in un modo, se parliamo di aziende che si devono affacciare dobbiamo ragionare in un altro modo, cioè se diciamo in questa assise che deve arrivare un'azienda e ci deve dire se è in grado di realizzare che cosa, per arrivare a quale obiettivo, noi lo dobbiamo precisare fin dall'atto di indirizzo, è su questo che si discute. Non si può prescindere da certi passaggi formali, siamo in un consiglio comunale, stiamo dando inizio e avvio a degli atti amministrativi. Ma un atto di indirizzo che deve avere già un obiettivo preciso, Assessore. Un secondo giro. Allora, possiamo iniziare il secondo giro? Ha chiesto di intervenire il consigliere Fabio Lotito. Grazie Presidente. Allora non risponderò al Sindaco perché non è necessario e indispensabile e non è neanche cosa buona e giusta, ma risponderò al consigliere De Giuseppe che ha posto la questione in maniera politica e in maniera anche esemplare. Come mi insegna consigliere De Giuseppe, quando si chiede l'unanimità la si legge a quattro occhi. Quindi io mi
Mi collego anche a quello che ha detto la consigliera Ruggero e aderisco alla proposta di rinvio e di riscrittura. E vorrei capire dalla maggioranza se la sua posizione qual è la posizione della maggioranza rispetto al rinvio alla riscrittura o a quella, credo, da quello che ho capito, del sindaco e dell'assessore che premono affinché si prosegua immediatamente sulla votazione di questo ordine del giorno. Cioè, fatemi capire voi che volete fare, perché sinceramente non è chiarissimo. Diciamo che come opposizione siamo tutti d'accordo nel rinviare e riscrivere insieme questa proposta. Ora diteci voi quello che volete fare e noi ci regoliamo di conseguenza. Grazie. Grazie consigliere Fabio Lotito. Però io un suggerimento di dare, cioè è un punto di partenza questo qua, non è che è un'approvazione definitiva di una delibera, è un fatto politico che poi si può concertare e concretizzare nell'ambito delle commissioni. Bene avete fatto il gruppo Innova, il gruppo Movimento 5 Stelle a sollecitare, a promuovere altre iniziative. Però voglio dire, l'assessore ha avuto, insomma, non è facile nel proporre un atto di una determinata importanza, qual è questo qui. Perché fermare l'iter che sta partendo? Poi magari passeranno mesi, non ci vorranno 5 anni, ma ci vorranno 10 anni. Lì è solo un atto di indirizzo da quello che io vedo. Quindi sembra come se si dovesse fare una certa resistenza. Non è giusto, io non la vedo giusta. Vabbè, comunque, è chiesto di intervenire il capogruppo Donato Pinto. Prego, capogruppo. Grazie, Presidente. Sarò rapido. Allora, ho ascoltato con molto interesse quelle che sono state le osservazioni da parte delle opposizioni, quindi non si può negare l'esigenza di doversi dotare di un piano di parcheggi contemporaneo all'esecuzione dei lavori, perché altrimenti giustamente sarebbe caotica la situazione. È innegabile il principio che esprimeva il consigliere Lotito di richiesta di massima trasparenza rispetto alle condizioni contrattuali con cui un eventuale privato debba poi eseguire e gestire il patrimonio realizzato. Al contempo, se queste osservazioni sono condivisibili, sagge, alla stessa maniera non è ammissibile, a mio modo di vedere, che la realizzazione di un'eventuale opera o la discussione della fattibilità di tale opera debba poi diventare il banco in cui si deve necessariamente cercare una rimodulazione della urbanistica del paese. Cioè, è chiaro che l'opera pubblica del parcheggio in Piazza Vitrano rientra in un quadro di insieme, cito, vado a memoria, l'istituzione, la creazione della Green Belt, della cintura, del parco urbano e di tutta una serie di altre cose. Ma discutere del parcheggio in Piazza Mitrano non deve necessariamente presupporre la pedonalizzazione di Via Nardelli, per quanto possa essere un'idea su cui ragionare, o la viabilità di Via Fasano, di Via Martina, altrimenti quest'opera non verrà mai fatta. Quindi la disponibilità a discutere, magari anche rinviando il punto, c'è, però con la concretezza di focalizzarci su quello che è il problema e ricordando che è un atto di indirizzo, che non stiamo approvando un progetto esecutivo. Quindi credo che si possa, con la disponibilità dell'assessore Piccoli, del sindaco e degli altri consiglieri, rinviare il punto, purché, ripeto e torno a dire, ci si focalizzi sul progetto parcheggio in Piazza Mitrano, tenendo presente le criticità che sono condivisibili in ordine a un piano di parcheggio alternativo e alla trasparenza da parte della gestione privata, ma senza andare oltre. Grazie. Grazie Donato Pinto, consigliere capogruppo di Conte, sindaco Bufano. Il vice sindaco. Prego, vice sindaco, video speciale.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessore ma anche le opposizioni per aver provocato questa discussione. Il parcheggio di Piazza Mitrano insieme al palazzetto dello sport probabilmente rappresenta secondo me uno dei sogni dei locrotondesi, o meglio delle opere di cui si parla da anni. Poi è normale che ci sono opere, progetti come il centro comunale di raccolta piuttosto che il centro servizi, piuttosto che altre opere di, diciamo, di minore entità che sono indispensabili per una comunità come quella di Locorotondo. Anche perché Locorotondo poi non ha bisogno, non ha mai avuto bisogno di progetti, di opere milionarie. Quindi, però il parcheggio di Piazza Mitrano rappresenta un'opera importante. La difficoltà mia anche come assessore alla viabilità di redigere un piano urbano del traffico, che approfitto per dirvi che nelle prossime settimane io convocherò la commissione, è quello che mi è arrivato per portarlo poi in consiglio comunale. Ho però difficoltà a redigere un piano urbano del traffico e un PUMS, e abbiamo appunto fatto, approfitto per dire anche questo, istanza per accedere ai fondi per la redazione dei PUMS, senza un parcheggio così importante, non fosse altro per la posizione, come quello di Piazza Mitrano. Abbiamo un precedente, il parcheggio di Piazza Aldo Moro, che al di là della capienza, al di là delle criticità che ci sono state, estetiche, non estetiche, è un fiore all'occhiello per il nostro paese. 70 posti, però chiunque raggiunge Locorotondo sta ai piedi del paese. E Piazza Mitrano, io mi soffermerei più su questo, consigliere Oliva, non tanto che ci saranno le problematiche una volta iniziato il cantiere, io spero non 5 anni, io spero un po' meno di 5 anni, ci saranno le criticità per il parcheggio, per quei 100 posti che per 2-3 anni non ci saranno più, né per i turisti né per i residenti, criticità per il mercato settimanale, ma le criticità potrebbero essere quelle, secondo me, da esaminare bene circa la viabilità del contorno. Non dimentichiamoci che c'è una scuola nelle immediate vicinanze, per esempio. Siamo ai piedi del centro storico, sarà importante valutare l'ingresso e l'uscita di quel parcheggio. Però non è l'oggetto della discussione di oggi. Oggi c'è un atto di indirizzo che secondo me non andrebbe rinviato, o se va rinviato capiamo il motivo. È un atto di indirizzo, consiglieri, secondo me così importante che non può non essere approvato all'unanimità. Quindi io chiedo veramente a tutti di trovare, piuttosto soffermiamoci 2 minuti, ma di trovare un'intesa, e secondo me è tutto racchiuso nell'ultimo periodo della delibera. Io ho capito quello che volete dire, probabilmente voi volete dire va bene l'atto di indirizzo, ma capiamo almeno in linea generale che cosa dobbiamo fare, perché un progetto non si può allegare a questa delibera, perché sostanzialmente noi diciamo all'ufficio, all'architetto Palmisano, dati da fare da domani per fare con evidenza pubblica e recepire le manifestazioni di interesse, o come diceva il sindaco, perché non dobbiamo chiudere la porta, fra 2 mesi il nuovo governo può dire mettiamo a disposizione dei comuni italiani 30 miliardi di euro per i parcheggi, per i borghi più belli d'Italia, dicono a Fesseri. Quindi non chiudiamo la porta ai bandi pubblici, prevediamo uno e l'altro in atto di indirizzo, soffermiamoci anche stasera stessa sull'ultimo periodo della delibera, perché qualche indicazione viene data, se è possibile farlo stasera, ma credo che sia indispensabile approvare, ma anche nei confronti, per una questione anche di al di là della politica, perché qui c'è poco di politico, nel senso che su una cosa così importante bisogna essere schierati all'unanimità, secondo me, e dare un bel segnale soprattutto alla popolazione che ci ascolta, ma che leggerà poi domani sui social e sulla stampa di questo provvedimento. Quindi io invito il Presidente, il Sindaco, a valutare
se e come modificare eventualmente questo atto di indirizzo, anche entrando leggermente un po' più nello specifico, perché credo che sia questo il senso della richiesta delle opposizioni. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Chiede la parola il Sindaco Antonio Stefano. Io voglio ribadire un'altra cosa. Questa delibera qui la potevamo fare di giunta, senza dire nulla. Andavamo lì, preparavamo lì e poi aspettavamo. Dopo la delibera di questo indirizzo non stiamo approvando nulla, non c'è un progetto, non c'è nulla, è solo la volontà di ognuno di noi di fare un certo tipo di percorso. Le casse comunali non sono in grado di fare quel parcheggio nostro, quindi dobbiamo per forza rivolgerci a un esecutore esterno. Ma dico io, oggi non c'è nulla, domani quando arriveranno i progetti, è normale che li porteremo in commissione, li porteremo lì, andremo in consiglio comunale, ma questa è solo una questione di dire guarda, siamo d'accordo perché lì può esserci il parcheggio, è chiaro che tutto il resto poi da parte vostra si può fare di tutti i tempi. Io non so oggi su questo che cosa possiamo fare, io vi do, fermiamoci mezz'ora, datemi quello che volete aggiungere e lo farò volentieri, come ho aggiunto io, ci siamo sbagliati, prima a scrivere solo finanze di progetto, io ho messo o da bandi pubblici, per cui tenete conto, fermiamoci, datemi tutto quello che volete scrivere sulla delibera di indirizzo e noi lo faremo. Al di là di questo, siccome noi sappiamo quanti sono i termini e praticamente i tempi di fare un progetto, non possiamo perdere tempo. Se voi pregiudizio di farci perdere tempo, allora va bene, se no dateci tutto quello che noi vogliamo scrivere e ve lo metteremo. Vorremmo condividere con voi, è la prima volta che facciamo, chiedete tutte le volte di partire insieme, una volta che partiamo insieme ci chiedete il progetto, ma se non c'è il progetto, scusate, però questo mi dispiace, ci rimango, sono abbastanza rammaricato, perché per fare questo inizialmente, a portarlo in comune, ho dovuto faticare molto, perché si può fare con delibera di giunta, si può fare la variazione delle opere pubbliche quando arriviamo in consiglio, senza che voi, poi è chiaro che le vostre considerazioni le farete dopo che cominciamo il progetto. Io direi, se ci sono da aggiustare delle cose, come io oggi ho aggiustato la parte dei bandi pubblici, che può darsi, chissà, se avessi poi i soldi, non so la dottoressa Marchione se mi dava il permesso, se mi dà 5 milioni di euro diciamo dal bilancio comunale, se mi mette il parere finanziario lo potrei fare direttamente, perché ritengo che quell'opera lì, al di là dei turisti, serve il parcheggio, i residenti hanno diritto di parcheggiare vicino casa, però siccome vogliono tutti i parcheggi vicino al centro storico, credo che questo sia un motivo, e anche riqualificare quella zona. Tenete conto che non possiamo oggi partire da un parcheggio per la revisione del PU, che non esiste, non faremmo in tempo a fare nulla, perché il PNRR scade il 2026, dobbiamo finire le opere, per cui vi chiedo solo di ragionare sulla cosa, se noi ci date l'opportunità di partire tutti insieme saremo veramente trasparenti tutti i giorni insieme a voi a portare avanti un progetto che credo possa essere condiviso non solo da noi ma anche da voi, perché ritengo che è strategico quell'opera e certamente se la facciamo bella sarà grazie a tutti noi, se siamo capaci di individuare diciamo quella visione che noi abbiamo diciamo di questo paese. Grazie. Grazie Sindaco. Allora, il Sindaco la proposta l'ha fatta della modifica, di integrare a voce, perché noi l'intenzione è quella di approvare. Volete fare qualche proposta in consiglio oppure, siccome è molto complessa, possiamo anche sospendere eventualmente e verificare se ci sono gli accoglimenti delle proposte avanzate dal gruppo Innova e dal gruppo Movimento 5 Stelle? Prego, consigliere Mariana Cardone. Allora, Sindaco, non facciamo passare messaggi che abbiamo già chiarito in tre, che non sono. Nessuno vuole bloccare il parcheggio in piazza Mitrano, nessuno vuole bloccare quest'opera pubblica, tantomeno il nuovo Locorotondo. Chiarito questo punto, passiamo al secondo. Maria, non c'è il parcheggio, non c'è il parcheggio, non lo puoi bloccare, non esiste. Non mi sono spiegata, nessuno vuole bloccare l'indirizzo politico di questa maggioranza, assessore Piccoli. Nessuno.
gruppo di opposizione vuole impedire a questa maggioranza di realizzare un'opera pubblica che determini un vantaggio nella vita quotidiana dei logorotondesi e dei turisti di questo paese. Nessuno. Va bene così? Meno male, va? Ci siamo su questo punto? Ci siamo? Benissimo. Siccome non stiamo a cena fra amici e non stiamo decidendo dove andare in vacanza, ma siamo in un consiglio comunale, dobbiamo procedere per atti amministrativi che non possono essere all'acqua di rose. Quello che abbiamo letto stasera e che lei ha letto durante il suo intervento per spiegare poi quali saranno gli input per l'ufficio per lavorare, per da domani cominciare a lavorare, molte cose a noi non sono chiare. E ve le abbiamo palesate. La prima ve l'ha detta il consigliere Oliva dicendo che l'indirizzo politico e gli uffici devono cominciare a lavorare vedendo di trovare aziende predisposte anche a creare in questi anni, che non saranno di certo un anno e mezzo o due, perché sennò veramente non avete idea di che cosa significa un'opera pubblica di questo genere, quali sono le alternative di parcheggio nel frangente, sia per la scuola che per i residenti che per i turisti. E questo già è stato tirato fuori un primo punto che può essere un indirizzo non progettuale, ma un indirizzo a far lavorare gli uffici in un determinato modo. La domanda che io mi pongo adesso, tutta questa fretta, visto che non l'avete, voglio dire, questo è da programma politico elettorale, no? Il parcheggio in piazza Mitrano, come mai non è nel vostro piano delle opere pubbliche triennale? E mo stasera per forza non ce ne possiamo andare da qua se non... No, l'indirizzo politico, ho capito, l'indirizzo. Bene, e perché? Arianna, si fa questo, poi si va nelle opere pubbliche, si inserisce. Allora, la mia perplessità nasce proprio dal fatto che c'è stasera palesata una fretta micidiale, quindi c'è qualcosa che non funziona. Perché non ce ne possiamo andare da qua stasera se non modifichiamo l'indirizzo? Io sono pure disposta a rimanere qua stasera fino a mezzanotte per riscrivere, perché non deve passare domani, come ha già detto il vice sindaco sui social o sui giornali, che c'è qualcuno che ha bloccato un servizio per la cittadinanza, visto che proprio noi sono anni che gridiamo alla realizzazione dei parcheggi, perché qua è facile uscire da là e cominciare a dire cose non vere. Quindi se ci chiedete di rimanere qua ore e ore per iscrivere un documento, visto che ultimamente non arrivano le PEC per le convocazioni delle commissioni, poi non vorrei che proprio su questi temi non arrivano le PEC per le convocazioni, e questo apriamo e chiudiamo un'altra parentesi, a cui a me come consigliere non è stata data ancora una risposta, perché io non sono stata convocata nella commissione congiunta di lunedì. Quindi la preoccupazione è anche domani, no, consigliere, lei lo sa, no? Io sono ancora in attesa di una spiegazione. È colpa dell'ufficio protocollo. Ce le laviamo le mani, benissimo. Però siccome poi su questa storia delle commissioni ci dobbiamo ritornare, rimaniamo qua stasera fino a mezzanotte a riscrivere l'indirizzo politico, perché non deve passare questo concetto. Questo è per quanto mi riguarda, poi devo sentire i miei consiglieri su ciò che vogliono fare e ovviamente decidere insieme. Però non facciamo passare concetti errati, concetti sbagliati. Grazie. Grazie consigliera Marianna Cardone. Chiedo la sospensione. Facciamo una piccola sospensione e decidiamo, dai. Chi è d'accordo sulla sospensione per discutere? Va bene, sospendiamo un attimo il Consiglio Comunale. Bufano. Speciale. Prete assente. Giacovelli. Piccoli. Palmisano. Pinto. Santoro, presente. De Michele, presente. Luca, De Giuseppe, sì. Convertini, cara mia assente, Cardone, Oliva, Calella assente, Ruggero, presente. Lotito, presente. 14 presenti, la seduta è valida. La seduta è valida. Quindi chiede di intervenire il sindaco. Scusate, faccio una proposta. Siccome
Potremmo anche fare, consegnare tutta la documentazione, credo che l'abbiate già tutti quanti noi, e poi presentare al protocollo tutte quelle eventuali proposte che vengono fatte da tutti i consiglieri e dall'opposizione in particolare. Li mettiamo lì. Una volta avute le proposte al protocollo del Comune, vediamo se è indispensabile fare la commissione oppure direttamente portarli nel prossimo Consiglio Comunale. Va bene, allora... Va bene? Scusate. Eh sì, perché così si lavora su una documentazione. Così abbiamo tutte le documentazioni. Ci date una scadenza entro la quale presentare col protocollo le... 2 novembre, va bene? 2 novembre? No, scusa. Va bene, del 2023, va bene, sindaco, il tempo sufficiente. Dai, prima dell'Immacolata, dai. No, entro il 15 di dicembre, va bene, anche perché entro il prossimo Consiglio Comunale. Ok? Siccome lo faremo. Sì, sì, voi fate tutto quello che avete da osservare, da inserire dentro, però non che facciamo la commissione, mettete al protocollo le proposte, eventualmente noi le prenderemo in considerazione, eventualmente faremo una commissione, ma il tutto entro il 15 di dicembre. Va bene, quindi se siamo d'accordo su questo indirizzo proposto dal sindaco, votiamo il rinvio dell'argomento. Allora, è stato chiesto il rinvio dell'argomento numero 16, atto di indirizzo per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione urbanistica di Piazza Mitrano per ulteriori approfondimenti. Si dice così? Approfondimenti. Che è d'accordo, alzi la mano. 14. No, scusate una Presidente, posso? Io so via tu. Ormai abbiamo votato. Scusate, sì, ho capito, il rinvio l'abbiamo votato. Se possiamo anticipare, non vorrei che aspettiamo il 15 le cose e poi facciamo il Consiglio Comunale il 23 dicembre o 24. Ok? Cerchiamo di essere, di collaborare insieme per noi. Ok? Meglio così, studiatela a casa. Io credo che se la studiate nei vostri, va bene, si farà sicuramente la commissione, cioè, si farà, faccio le cose, ma non arrivare pure a Natale per il Consiglio Comunale, a Natale lo faremo stesso, no, dopo. Allora sì, allora Natale e Capodanno. Allora passiamo all'argomento numero 17, che è un'interrogazione proposta entro il 10 dicembre. Entro il tempo massimo. Entro il 10 di dicembre. Allora possiamo passare all'argomento numero 17, che è un'interrogazione proposta dal capogruppo consigliare di Movimento 5 Stelle, Fabio Lotito, interrogazione zona PIP. Il sottoscritto, Lotito Vito Domenico Fabio, residente a Locrotondo, Piazza Mitrani, in qualità di consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, interroga il delegato alla zona PIP se non ritenga necessaria ed urgente l'attività di ricognizione dei PIP consistente nella verifica dello stato di attuazione delle potenzialità residue e dei lotti immediatamente assegnabili. Locrotondo 18/11/2022, la firma del consigliere. Chi risponde? L'assessore Rossella Piccoli. Grazie Presidente. In altri consigli comunali, non ricordo quale, io e sempre su sollecitazione del consigliere Lotito, io e l'assessore alle attività produttive Angelo Palmisano ci prendemmo l'impegno di fare una ricognizione sulle zone PIP e lo abbiamo fatto in questi giorni insieme agli uffici competenti e possiamo ribadire che oggi non ci sono nel comune di Locrotondo, non abbiamo altri lotti da assegnare, in quanto tutti i lotti che sono stati, tranne tre, e adesso vi spiego qua il perché, tutti i lotti che sono stati già assegnati prevede con l'assegnazione del lotto la stipula di una convenzione, la quale l'articolo 1 della convenzione trasferisce il diritto di proprietà ai concessionari. Quindi una volta che è stata stipulata la convenzione,
il comune ha trasferito la proprietà e noi non possiamo più fare nessun tipo di intervento. Ci sono rimasti altri 3 lotti, di questi 3 lotti per la quale non è stata stipulata ancora la convenzione e che però sono state presentate all'ufficio urbanistica le relative pratiche edilizie. Quindi in questa fase noi potremmo sollecitare le aziende per portare i documenti integrativi al fine del rilascio del permesso di costruire, ovviamente propedeutico alla stipula della convenzione. Oppure, per ultima ipotesi, l'alternativa, bisognerebbe vedere legalmente se può essere possibile, quello si potrebbe anche pensare di revocare i lotti, in quanto però dobbiamo tenere presente che questa gente ha versato delle somme nelle casse del comune e quindi questo ci sarebbe un bel costo oneroso per il comune. Grazie. Grazie assessore. Sentiamo il consigliere Fabio Lotito. Grazie presidente. Assessore Piccoli, io non so se lei ha avuto modo o le è capitato per caso di prendere visione di una relazione di ricognizione da parte di un qualsiasi altro ente o amministrazione comunale come la nostra. Questo tipo di relazione si compone di tutta una serie di dati. Sono dati che riguardano le assegnazioni, i lotti realizzati, le percentuali realizzate, le somme incassate, cioè una relazione completa, cioè non è un atto meramente così pur parlé, abbiamo visto, abbiamo fatto, abbiamo detto. Ora, rispetto a questo io rimango anche abbastanza perplesso, perché diciamo perplesso, veramente rimango molto perplesso, perché raccolgo il suggerimento del sindaco Basito, perché praticamente qui facciamo sempre finta di niente. In un consiglio comunale di pochi mesi fa, il consigliere Michele De Giuseppe, a fronte di un mio sollecito rispetto a questa problematica, ha affermato con forza che c'è un problema enorme nella zona industriale, o meglio nella zona pipe nel nostro paese, perché ci sono decine di lotti assegnati e mai ultimati, gli opifici sono stati in gran parte e spesso e volentieri sono utilizzati da aziende diverse dalle assegnatarie attraverso stratagemmi, così come riportava correttamente il consigliere De Giuseppe, attraverso il fitto di ramo d'azienda e altri stratagemmi del genere. Quindi poi alla fine Michele De Giuseppe, mi stavo riconfondendo, vi dovete mettere separati, no? vi mescolo. E quindi di fronte a questa cosa io mi aspettavo oggi non un li abbiamo dati, sono diventato diritto di proprietà, e non è vero, perché poi se andiamo a prendere la convenzione parla di altro e quindi non possiamo fare niente, poi non possiamo richiederli indietro perché è oneroso, ma se io tolgo a Peppino e devo dare quello che tolgo a Peppino, lo devo dare a Nicola, i soldini di Nicola vanno al ristoro dei soldini che ho dovuto ridare a Peppino, quindi quello che entra esce e viceversa. Ora io mi dichiaro assolutamente insoddisfatto e speravo che la risposta potesse arrivare dal delegato alla zona pipe, che probabilmente erroneamente credevo fosse l'assessore Palmisano. Grazie. Grazie consigliere Fabio Lotito. Dopo il punto 17 passiamo all'argomento numero 18. Un'altra interrogazione presentata dal capogruppo Fabio Lotito. Metto gli occhiali così non sbaglio.
Interrogazione segreteria, sindaco e giunta. Io sottoscritto Lotito Vito Fabio Domenico. Questa interrogazione è stata proposta dal capogruppo del Movimento 5 Stelle. Interroga il sindaco circa le continue lamentele raccolte dal sottoscritto in riferimento all'assenza di orari di ricevimento al pubblico da parte sua e da alcuni mesi la totale assenza della sua segretaria passata. Così riferitomi, da un contratto a tempo pieno di 36 ore ad uno part-time svolto in ufficio diverso. Inoltre si registra la presenza di società dedicate alla comunicazione. Chiede uno al sindaco se non ritenga sia il caso di stabilire degli orari e giorni certi di ricevimento al pubblico. 2. Di ripristinare il suo ufficio di segreteria quale naturale destinatario di tutte le richieste di informazione e comunicazione istituzionale, anche alla luce degli enormi aumenti di stipendio per sindaco e assessori decisi dal governo Draghi. Ovvero 18/2/2022. Prego, signor sindaco. Grazie Presidente, grazie Lotito per questa domanda, così facciamo chiarezza. Il problema della segretaria, voi sapete che io ho un budget di staff del sindaco dove per problemi di organico in questo comune tutto quello che ho preso nel mio staff hanno lavorato negli uffici. In particolar modo ultimamente la segretaria che era nel mio ufficio ha fatto, diciamo, è stata spostata nell'ufficio per la campagna elettorale, per cui quell'ufficio era rimasto abbastanza, diciamo, ridotto per le risorse umane. Il problema è che io sto sempre qui, e anzi la lista che abbiamo presentato noi si chiamava Con te, proprio perché tutti i cittadini devono chiedere. Allora faccio un appello adesso, siccome nella segreteria posso dire che tutti i cittadini, se hanno un'email, possono scrivere al sindaco @comunegrotondo oppure scrivere al comune come www.comunegrotondo.ba.it. E quindi io è dall'inizio di questa legislatura che ho sempre detto che comunque il messaggio alle famiglie, essendo di mandarmi, è quello del dialogo. Quindi se una volta non ci sono qui è perché forse sono impegnato in altri contesti. Il problema dello staff del sindaco, oggi non posso aumentare lo staff del sindaco perché le risorse sono finite, per cui dobbiamo vedere l'anno prossimo se possiamo fare e aumentare le ore a tutti quelli che hanno, perché le ore che fanno sono quelle del part time, per cui credo che non sono mai stato non disponibile a qualsiasi dialogo. Se la gente manda un messaggio o anche sono disponibile pure dal mio cellulare, ce l'ho solo uno, non è tanti cellulari, possono scrivere, infatti mi scrivono, mi trovano per strada. Credo che il ruolo del sindaco è quello di rendere la mia comunità un servizio. Voglio poi scommettere che tutte le persone che giustamente le segnalazioni che fanno fino a oggi, fino a che è possibile farle, le abbiamo sempre fatte. Adesso la segreteria naturale sinceramente non è possibile averla, avremo dei tempi o dei modi per avere una segretaria, io non so chi è che viene e quali sono i segnali che arrivano, carissimo Lotito, però cercherò di essere e di mettere un orario, invito dalle 10 alle 11 di ogni giorno, di quello che sarà dei giorni prestabiliti quando non sono il problema, è che se metto l'orario devo essere per forza presente, siccome noi abbiamo delle riunioni in compendi e purtroppo devo essere presente, posso far più brutta figura quando non mi faccio trovare che avendo un appuntamento, così ho un riscontro, posso chiamare la persona e dire di spostarlo o di anticiparlo. Faremo in modo che questa cosa la possa fare, però non credo che io non sia presente nel comune. Poi per quanto riguarda gli enormi aumenti, credo che c'era il Movimento 5 Stelle con Draghi quando l'hanno votato, noi l'abbiamo chiesto, dopo tutte le varie riduzioni che hanno fatto un aumento di stipendio, non carica il bilancio comunale, per cui non è soggetto, ce lo danno direttamente dal governo, hanno ritenuto che noi sindaci forse lavoriamo abbastanza anche per le responsabilità che abbiamo tutti i giorni su tutto quello che succede, hanno voluto fare questo, ce lo prendiamo, quindi credo di poter dare di più, ma non è, il mio lavoro non è quello di prendere soldi in più per essere più disponibile, io sono disponibile anche se non avessi preso niente, per cui diciamo che questa è una cosa che poco conta. Vediamo per quanto riguarda l'ufficio
del sindaco, vediamo, metterò un orario e metterò un numero di cellulare, eventualmente non ci sono, la persona potrà chiamare e trovarmi e prendere un appuntamento successivo. Grazie. Grazie sindaco, prego consigliere Fabio Lotti. Grazie presidente, parto dall'ultima dichiarazione del sindaco per dire che quindi il sindaco riconosce il problema, perché insomma, fissare un orario e dare un numero di cellulare significa che una presa d'atto e di coscienza rispetto a questa problematica c'è. Io non citavo a caso la presenza di una società dedicata alla comunicazione, perché sicuramente non è una società di benefattori, ma è una società privata che ottiene un compenso a fronte delle prestazioni e quindi le stesse aggiunte allo stipendio diventato diciamo anche piuttosto misero dell'ex segretaria a full time, diciamo la cosa dovrebbe o potrebbe giustificare in parte quella della indisponibilità dei fondi o dei soldi. In tutti i comuni c'è un ufficio relazioni col pubblico, nel nostro non c'è. Il destinatario naturale di tutte le istanze, di tutte le richieste, anche del raccordo del lavoro dei gruppi consigliari e della giunta era affidato alla segreteria del sindaco, che ha sempre fatto questa attività. E quello che le dico, sindaco, risponde al vero, cioè quando le dico che i cittadini si lamentano della sua non presenza all'interno del suo ufficio, magari in qualche altro locale del comune, non lo so, però questa lamentela è una lamentela che viene espressa comunemente e viene notata soprattutto in funzione della forse eccessiva presenza del suo predecessore all'interno di questo comune. Probabilmente per questo, non avendo un'attività lavorativa in proprio che lo teneva magari particolarmente impegnato come quella sua, e quindi aveva più tempo il precedente sindaco, sicuramente, però questo non può giustificare il fatto che non è stato un medico a prescriverle di candidarsi e di diventare sindaco di questo paese, di avere responsabilità, di fare un grande lavoro per questa comunità. Questo naturalmente era pagato rispetto alle vecchie tariffe prima del governo Draghi. Poi il governo Draghi ha deciso di aumentare questo stipendio, e io non dico, ma almeno quantomeno fissare un giorno di udienza alla settimana potrebbe dare sollievo e potrebbe dare la possibilità all'anziano che non sa telefonare o alla persona che non sa mandare le email www.sindaco.it o altre cose del genere, di poter semplicemente sedersi davanti a lei, parlare come si parla magari ad un padre, ad un fratello o ad una sorella, ad una persona che l'ha votata, che le ha dato la possibilità di essere eletto e di avere un minimo di soddisfazione. Grazie. Grazie consigliere Fabio Lotito. Possiamo passare adesso all'interrogazione del punto numero 19, argomento numero 19, interrogazione del gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle sulla Tari. Il consigliere Fabio Lotito, in qualità di consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, interroga l'amministrazione per conoscere il numero di richieste per l'accesso alle agevolazioni, sconti, esenzioni, Tari, pervenute presso gli uffici preposti nell'anno 2021-2022 con relativi impegni di spesa. Quale stanziamento di fondi intende impegnare questa amministrazione per il 2023? La firma del consigliere Fabio Lotito. Prego. Vice Sindaco Vito Speciale. Grazie Presidente. La nota dolente per tutti i comuni italiani, la Tari. Consigliere Lotito, ho raccolto i dati che ci hai chiesto. Per quanto riguarda
il 2021, perché hai chiesto il 2021 e il 2022. Noi abbiamo applicato, come da regolamento, la riduzione del 30% per le attività utenze non domestiche, che sappiamo benissimo, lo ribadisco, anche per il 2022, sono fondi, e lo abbiamo anche palesemente comunicato a tutti, per essere onesti, fondi del, rivenienti dal Ministero, quindi fondone Covid, sia per il 2021 che per il 2022. Abbiamo avuto, queste le abbiamo applicate senza istanza, quindi d'ufficio, perché abbiamo stabilito insieme le varie categorie, 619 utenze che hanno beneficiato all'Ocorotondo del 30% di sconto, per un totale di quasi 114.000 euro. Per quanto riguarda invece le riduzioni applicate ai sensi dell'articolo 24, il comma 1, quindi riduzioni domestiche, parliamo, il 100% in base all'ISEE abbiamo avuto nel 2021, queste sono su richiesta invece, 21 istanze per un totale di 5.107 euro. Le riduzioni del 30% sempre in base al ISEE pervenute sono state 84 per un totale di 5.051 euro. E poi abbiamo invece le istanze pervenute da nuclei con presenza di disabili e quindi che hanno usufruito del 50% di riduzione, 24 istanze, per un totale di 2.246 euro. Nel 2022, ricorderete bene, ci siamo soffermati sul regolamento, abbiamo migliorato anche la comunicazione nei confronti dei cittadini, un percorso che abbiamo fatto insieme, lo ricordo, e quindi abbiamo ottenuto 674 riduzioni d'ufficio per le utenze non domestiche, quindi qualcosina in più rispetto al 2021, per un totale di 123.000 euro, 563. Le riduzioni in base all'ISEE, quindi la riduzione, l'esenzione totale, riduzione al 100%, sono state 20 istanze per un totale di 2.548 euro. Le riduzioni del 30%, sempre in base all'ISEE, sono state invece, le richieste sono state 268 per un totale di 14.836 euro. Le riduzioni invece ai nuclei familiari con presenza di disabili sono state 60 per un totale di 5.292 euro. Detto questo, poi alla fine dell'interrogazione ci chiedi quale stanziamento di fondi intende impegnare questa amministrazione per il 2023. In questi giorni intanto è stato nominato un nuovo DEC qui al Comune di Locorotondo, con l'Aro stiamo iniziando a ragionare se riconfermare l'incarico per il supporto all'ufficio in materia di PEF, perché di là dobbiamo partire. Stiamo analizzando i numeri, perché prima di sbilanciarci a dire quanto dobbiamo impegnare a favore delle riduzioni, è importante ovviamente iniziare a formulare il PEF. Soprattutto è alla luce, consigliere, dei maggiori costi, e non sto parlando solo di costi in più in materia energetica, sto parlando anche di costi, e lo ribadisco in tutte le occasioni dove ho possibilità di parlare di tari e di rifiuti, i maggiori costi divenienti appunto dalle discariche. Le discariche che l'Ager, Grandagliano, l'assessore all'ambiente regionale ci dà buone notizie circa l'apertura di nuove discariche, perché è inutile girarci intorno. La salvezza per i comuni, oltre alla buona gestione del servizio, e quello poi ne riparleremo nei prossimi mesi, è quella delle discariche. E quindi ci arrivano notizie positive, perché poi più sono le discariche e più, secondo me,
secondo me, secondo tutti, abbiamo possibilità di avere dei minori costi da parte degli stessi, perché inizieranno a farsi concorrenza. Adesso ne abbiamo una per ogni bacino d'utenza, per ogni gruppo di aro, e loro ci impongono il prezzo. E non parlo solo delle discariche di organico e di indifferenziato, parlo anche di discariche dove poi andiamo a conferire le altre frazioni di rifiuto. Quindi innanzitutto c'è questo, maggiori costi di conferimenti, che è il tema serio, e maggiori gli adeguamenti che ci stanno arrivando per i maggiori prezzi sostenuti per la crisi energetica. Dobbiamo capire se ci sono delle maggiori entrate, ovviamente, con gli uffici stiamo verificando quello che sta venendo fuori, poi anche dal lavoro sugli accertamenti, parliamo di allineamenti catastali, parliamo di accertamenti circa metri quadri non dichiarati, eccetera, eccetera, perché utenze in più, utenze in meno. Dopodiché avremo finalmente, e questo sarà a breve, la consapevolezza di poter stabilire quanto impegnare per questo tipo di fondi. Io mi sbilancerei, senza aver parlato con l'intera maggioranza, mi sbilancerei a dire che non si può fare a meno sicuramente di eliminare le riduzioni per le fasce deboli, innanzitutto. Se ci sarà di intervenire in maniera migliorativa, lo faremo, e i margini ci sono, perché finalmente quest'anno, nel 2022, abbiamo dei dati un po' più realistici e reali rispetto al 2021, perché abbiamo fatto tutto il possibile per dire alla cittadinanza: fateci l'istanza per la riduzione. Per le utenze non domestiche, ovviamente, inutile ribadirlo, abbiamo questi soldi che sono arrivati dal Ministero, che probabilmente per il 2023 non potremo ripetere, tranne se il nuovo governo trasferirà ai comuni delle nuove risorse, confermerà ai comuni delle nuove risorse, non più per il Covid, ma per la crisi energetica. Grazie. Grazie, vice sindaco. Il consigliere Fabio Lotito ha facoltà. Grazie Presidente, grazie Vice Sindaco, mi ritengo soddisfatto della risposta. L'obiettivo era quello di capire come avesse funzionato il cambio di indirizzo, e quindi la pubblicità richiesta a gran voce dal sottoscritto, e quindi abbiamo verificato che finalmente abbiamo dei dati che ci danno la possibilità anche di quantificare, così come diceva correttamente lei, di quantificare al meglio quelle che possono essere e che saranno le risorse da mettere in campo, sicuramente per le fasce deboli, categorie a rischio, e poi diciamo, con la speranza nel nuovo governo eventualmente di poter aiutare le aziende che purtroppo si vedranno l'anno prossimo gli aumenti che purtroppo avevamo già previsto. Grazie. Grazie, passiamo adesso all'altra interrogazione, iscritta all'argomento numero 20. Interrogazione programma Mangia Plastica, presentata dal consigliere Fabio Lotito, capogruppo del gruppo Movimento 5 Stelle. Visto il decreto numero 360 del Ministero della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta numero 243 dell'11 10/2021, premesse che con il decreto Mangia Plastica il Ministero della Transizione Ecologica ha promosso l'acquisto di ecocompattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo. In particolare, ogni comune può ricevere un contributo di 15.000 euro per ecocompattatori di capacità media e 30.000 euro per ecocompattatori di capacità alta. Il programma Mangia Plastica finanzia l'acquisto di un solo ecocompattatore per i comuni con meno di 100.000 abitanti. I comuni possono presentare le richieste dall'11 ottobre 2021 solo sul portale Invitalia PA Digitale.
Le richieste sono valutate in base all'ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento dei fondi disponibili. La scadenza per l'invio delle richieste è fissata a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2021. L'intento è quello di contenere la produzione di rifiuti in plastica, di favorirne la raccolta selettiva e di migliorare l'intercettazione e il riciclo di un'ottica di economia circolare, valutando un percorso di modifica del regolamento per la Tari, dove ad esempio ogni cittadino avrà uno sconto più alto quando più alto sarà il volume di plastica riciclata. Tanto premesso, si chiede al Comune di Locorotondo, in persona al Sindaco e all'Assessore Arramo, lo stato della pratica avviata dei fondi ottenuti per il programma e la mancata realizzazione ad oggi. In attesa di un vostro gradito riscontro, si porgono i cordiali saluti, la firma del consigliere Fabio Lotito, quindi risponde l'assessore delegato, nonché vice sindaco Vito Speciale. Prego, vice sindaco. Grazie, Presidente. Non sempre un'amministrazione coglie i suggerimenti, specie in materia di finanziamenti, da parte di un consigliere d'opposizione. Noi l'abbiamo fatto proprio in questo caso per il mangiaplastica, quando, così come hai fatto, consigliere Lotito, anche per altri bandi, ci hai suggerito, invitato a parteciparvi. Noi abbiamo partecipato, il Ministero ci ha comunicato l'aggiudicazione del bando, appunto, che prevedeva un finanziamento per circa 27.000 euro, se non ricordo male, per l'acquisto di un ecocompattatore per plastica. Ero scettico, lo dissi anche al momento dell'istanza, perché per due semplici motivi: perché è un servizio che doveva comunque essere definito meglio al momento dell'arrivo dell'attrezzatura, in quanto un servizio in più per la Monteco, un servizio che doveva vedere comunque la partecipazione di aziende per la sponsorizzazione, in modo da incentivare il cittadino ad andare al mangiaplastica, conferire il sacchetto della plastica e avere una sorta di punteggio poi da andare a spendere in un supermercato, per esempio. Solo così poteva funzionare questo tipo di attrezzatura. Perché dico questo? Perché poi, tra l'altro, noi la plastica, tramite una convenzione che abbiamo con l'azienda consorziata Rexel, la vendiamo, quindi noi dalla plastica introitiamo, e quindi dare in gestione l'attrezzatura mangiaplastica a un'azienda esterna direttamente a noi non ci ha mai portato nessun tipo di giovamento. E ricordo a me stesso, anche negli anni scorsi abbiamo avuto diverse proposte da aziende che ci hanno detto: veniamo in piazza, vi piazziamo due o tre cassonetti con i punti eccetera eccetera, non vogliamo nulla. Loro si prendevano la plastica, se la andavano a vendere e introitavano in quel modo, ma introitavano anche sempre dal discorso sponsor, perché poi su questo cassonetto gli vai a mettere i vari loghi delle aziende, quindi guadagnano sia di là che dalla vendita della plastica, ma non era questo il nostro caso. Quindi abbiamo partecipato al bando, abbiamo avuto il finanziamento, e nei mesi successivi noi abbiamo aperto una trattativa con la Monteco per capire quanto ci sarebbe costato. Era da definire la posizione, ma quello è un problema che abbiamo rimandato. Quanto ci sarebbe costato, appunto, lo svuotamento giornaliero di questa attrezzatura, la manutenzione? Diciamo che questa trattativa poi non l'abbiamo definitivamente chiusa, perché avevamo altre questioni un po' più urgenti con l'azienda Monteco, e l'ufficio non ha voluto acquistare questa attrezzatura e rischiare poi di avere l'attrezzatura e tenerla giù chiusa. Abbiamo quindi chiesto, considerato che il Ministero ci ha anche comunicato che sono finanziamenti ciclici, quindi è vero che c'è una scadenza, ma comunque è un bando che loro fanno ogni anno, abbiamo chiesto una proroga al Ministero in modo da avere più tempo di concordare con l'azienda Monteco, ma anche con qualche azienda privata,
il corretto funzionamento di questa attrezzatura. Quindi questo è quanto, poi per qualsiasi altro chiarimento io ci sono. Grazie. Grazie Vice Sindaco, prego Consigliere Fabio Lotito. Dichiararmi insoddisfatto è un eufemismo. Voce nelle variazioni di bilancio, parte entrate, restituzione somme, decreto mangia plastica, 27.450, questo è il dato. Tutti i comuni che hanno partecipato al bando e hanno avuto il finanziamento hanno acquistato la macchina serenamente e tranquillamente. Noi no, perché dovevamo verificare una serie di cose. Va benissimo, prendiamo atto che questo finanziamento è tornato a casa e il comune di Locorotondo non ha potuto usufruire o non ha voluto, così come dice lei vice sindaco, non ha voluto procedere all'acquisto perché non sapeva e non sa come gestirlo. Va benissimo, grazie. Grazie consigliere Fabio Lotito. Allora, l'avventura l'abbiamo già discussa, quindi possiamo passare all'argomento numero 22, l'altra interrogazione del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sull'illuminazione pubblica in contrada Ferrante, presentata dal capogruppo Fabio Lotito, che interroga l'amministrazione sul perché persista la condizione di abbandono dell'impianto di illuminazione in contrada Ferrante, l'unico punto luce a produzione elettrica solare mai entrato in funzione, nonostante il ripetuto impegno da parte dell'assessore Rossella Piccoli, non in possesso di specifica delega in capo al sindaco Bufano. Chiede al sindaco Bufano, competente per la pubblica illuminazione, di spiegare i motivi dell'assoluta inerzia, nonostante le ripetute rassicurazioni circa l'immediata risoluzione del problema. Si invia il listino di saluti. La firma del consigliere Fabio Lotito. Risponde l'assessore Rossella Piccoli. Grazie Presidente. In realtà l'interrogazione del consigliere Lotito è stata posta al sindaco, me ne vorrà il sindaco perché rispondo io, in quanto mi sono preoccupata già dall'inizio di questa cosa, facendo fatto anche sopralluogo con loro in contrada Ferrante. Questa è la terza volta che ritorniamo sull'illuminazione in contrada Ferrante. La ditta ha chiaramente detto che non ci sono possibilità di poter ripristinare quell'impianto, è diventato completamente obsoleto e quindi bisognerà sostituirlo con un impianto normale. Per far sì che mettiamo un palo normale abbiamo bisogno di un nuovo contatore. Visto e considerato che la nostra amministrazione stava già nel corso 2022, prevedendo già un ampliamento dell'impianto di illuminazione su tutto il territorio, soprattutto nell'agro, e poi i cittadini potranno capire le motivazioni per cui ci siamo dovuti fermare per effetto dei costi eccessivi dell'energia elettrica. E quindi quello che volevo dire è che un conto è sostituire, mettere un contatore per un palo, e un conto ammortizzare il costo di un contatore su 100 pali. Quindi noi sicuramente, come è all'attenzione della nostra amministrazione contrada Ferrante, ci sono anche altre parti del territorio che sono attenzionati dalla nostra amministrazione, e quando le condizioni di mercato lo permetteranno interverremo sull'illuminazione. Grazie. Grazie assessore Rossella Piccoli, prego consigliere Fabio Lotito. Grazie Presidente, devo registrare l'ennesimo racconto. L'ultima volta il palo era obsoleto l'esistente, si poteva e si doveva sistemare quel palo sostituendolo con un nuovo impianto. Ricordo ancora a memoria, per la gioia del sindaco delegato alla pubblica illuminazione, ma che non risponde a queste interrogazioni e delega,
Ricordo ancora, e veniva 5.000 e rotti euro questo nuovo palo a produzione sempre solare, perché non aveva senso mettere un contatore. Oggi abbiamo una nuova versione, ci vuole il contatore per una lampada sola, per un punto luce solo non vale la pena, è una cosa, quindi contrada ferrante rimane al buio. Non lo so, probabilmente, anzi le preannuncio, assessore, che questa è l'ultima volta che presento questa interrogazione, che in contrada ferrante, per la gioia del sindaco e delegato alla pubblica illuminazione, e procederemo ad una colletta con la popolazione locale e con chiunque vorrà partecipare per un'installazione in proprio di un impianto fotovoltaico che abbiamo già verificato per un costo complessivo intorno alle 350 euro. Quindi io la ringrazio per l'interessamento finora, che non ha prodotto alcun tipo di risultato. Le devo riconoscere la capacità di averci messo la faccia e diciamo anche simpaticamente, insomma, si è prestata a questo gioco per la bontà e la felicità del suo sindaco, però ci sono delle situazioni nelle quali il sindaco ci deve mettere la faccia e deve rispondere serenamente, anche perché nella sua zona, quando ha voluto fare delle opere, le ha fatte in maniera velocissima e quindi ha riparato velocemente sia le luci che i rallentatori stradali e altre cose del genere. Contrada Ferrante è abitata da cittadini di Locorotondo, è una delle contrade di Locorotondo e sono cittadini che pagano le tasse a Locorotondo. Grazie. Grazie consigliere Fabio Lotito. Allora, l'altra interrogazione all'argomento numero 23 è presentata sempre dal consigliere Fabio Lotito, del capogruppo del Movimento 5 Stelle, che interroga questa amministrazione per conoscere gli atti ufficiali o interlocuzioni avvenute con gli esperti dell'ANCI, quindi nome e qualifiche, se l'indicazione dell'avvocato D'Addabbo è stata effettuata sempre dagli esperti dell'ANCI e con quali atti. E si invia di sì, di saluti, la firma del consigliere capogruppo Movimento 5 Stelle. Vediamo chi risponde. Mi sono preso l'appunto qui. Allora, risponde il sindaco, ecco. Lei voleva che rispondesse il sindaco all'altra interrogazione, invece risponde a questa. Prego, signor sindaco. Interrogazione del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulla delibera di giugno 51, avvocato D'Addabbo. Scusate, pensavo dovesse rispondere il nostro assessore, scusate. Praticamente, allora, signor, adesso mi date che non è nemmeno esperto all'altro. Niente, non c'è da dire, c'è tutti gli atti, c'è la, dobbiamo fare il polo educativo presso, non presso la struttura Area 5 Noci, è un polo relativo, per cui per portare avanti la programmazione, la coprogettazione abbiamo dato incarico, è questo, abbiamo dato incarico a un avvocato esperto, abbiamo dato la possibilità, abbiamo chiesto all'ANCI, che è praticamente il dottor Piero Argento, di darci delle dritte per fare questa qui, abbiamo dato l'incarico, è stato dato nelle norme consentite dalla legge e quindi stiamo andando avanti. I tempi di queste programmazioni, giorno 5 abbiamo la riunione per cominciare a fare e a riunire tutte le associazioni che ha fatto richieste, in totale sono 14, per cui vado avanti con questa faccenda qui, ci sono 14 del terzo, 14 fra cooperative che sono comunque del terzo settore e associazioni. Stiamo andando avanti con la prossima riunione che sarà il 5, è partito ieri credo l'invito, per vedere quali sono le esigenze che devono avere, diciamo, le associazioni e le cooperative per poter costituire questo polo educativo. Sindaco, sta rispondendo a Innova e io ho fatto un'altra interrogazione, non c'è bisogno di fatto come qua. No, non è uguale, sono proprio completamente diverse. È uguale. Questa che c'ha. Preparate, c'è il consiglio comunale.
Vabbè, stava rispondendo leggendo la... Stava rispondendo leggendo l'interrogazione del Movimento 5 Stelle, che poi... Non è qualifica questa qui, ma di chi è questa? Scusa, questa è il Movimento 5 Stelle. Scusami, il punto quanto è, Presidente? Il punto è il numero 23. Bene, contestami per conoscere gli atti ufficiali o interlocuzione avvenuta con gli esperti dell'AGI, giusto? È questa? Sì. E questa è la risposta. Gli esperti dell'AGI, abbiamo chiamato il dirigente, il responsabile che ha in carico all'AGI, abbiamo chiesto... Ma chi è questo responsabile? Piero D'Argento è il responsabile dell'ANCI. E poi D'Argento le ha detto di chiamare, di contattare no, l'avvocato da Dardo? No, no, assolutamente. Io non so fare, perché non lo posso fare? Prima. Bene, ho detto... Lì è sta scritto qui. Ma dove sta scritto? Io scusate, scusate, si può individuare una persona... Io, aspetta, mi pare strano che proprio tu del Movimento 5 Stelle ho preso una persona esperta in quel settore. Proprio tu del 5 Stelle che avevi fatto un governo con tutti gli esperti d'Italia, chi devo prendere? Devo prendere una persona che sa fare quel mestiere e durante la sua vita ha fatto quel mestiere. Più di tante volte, perché questo è un progetto di progettazione del polo educativo e non è facile. Il primo progetto che stiamo facendo è un progetto innovativo, ho preso una persona esperta. Ho visto quante volte e che cosa fa quell'avvocato, l'ha fatto bene, per cui gli ho dato l'incarico, né più e né meno. Era nelle norme, si può dare l'incarico direttamente. Non vedo qual è la domanda, caro, non ho capito, potevo mandare un altro avvocato, mi dovevi indicare un avvocato tu, non lo so. La prossima volta, visto, fai, individuo a tu un avvocato e glielo diamo. Noi siamo usiamo qui, in questo comune, la maggioranza, trovare gli esperti, i professionisti che fanno un certo tipo di mestiere. Tutto qui. Grazie Sindaco, a facoltà consigliere Fabio Lotito. Grazie Presidente. Ho preparato per il Sindaco, a favore del Sindaco e per le sue, diciamo, per un suo arricchimento personale, una copia di un regolamento che si è dotato questo comune, che si chiama Regolamento per l'affidamento di incarichi, collaborazione, studio, ricerca e consulenza, visto che lei di questo regolamento non ha tenuto conto di nessun articolo. Che lei debba prendere un esperto, non c'è ombra di dubbio, nessuno lo mette in discussione, non può certo prendere un pastore per fare una cosa del genere, ci mancherebbe altro, deve prendere il migliore, ma questo migliore deve passare attraverso una procedura. Io quello che le ho chiesto, Sindaco, è semplicemente, lei nella delibera scritta a mio parere in maniera piuttosto approssimativa, lei dichiara di aver parlato con l'ANCI, quasi fosse una persona fisica, a una persona fisica e amica, raccolgo il suggerimento, è amica, lei dichiara di aver, e quindi poi all'improvviso decide di affidare a questo avvocato, che nessuno mette in dubbio nella sua professionalità, capacità e tutto il resto, ci mancherebbe altro, ma ha deciso di affidare a questo signore 15.500 euro di consulenza legale per non realizzare l'asilo in una struttura nata per fare l'asilo. Cioè, questo è meraviglioso, ma questa, diciamo, è la parte finale. Quello che lei doveva fare è, per l'affidamento dell'incarico, attenersi al regolamento comunale che il nostro comune ha, perché fa parte dei regolamenti comunali, e non lo ha fatto. Si è affidato e ha scelto, ha dichiarato testé, ora ha dichiarato lei direttamente dalla sua voce che ha fatto una sua scelta diretta, ha affidato direttamente questa scelta. Scelta e fattispecie che è prevista in questo regolamento solo in alcuni casi particolari, e questo non è uno di questi casi. Grazie Sindaco. Grazie consigliere Fabio Lotito. A conclusione delle interrogazioni iniziano le interpellanze del gruppo consigliare Nuova Locorotondo. Siamo all'argomento numero 24,
riguarda l'interpellanza del gruppo consigliari Nuovo Locorotondo sul piano di evacuazione d'emergenza e piano dei parcheggi nata al 2022. Chi la espone? No, è un altro. No. Chi la espone? Questa è la 24. La ripeto la proposta, interpellanza gruppo consigliare di Nuovo Locorotondo sul piano di evacuazione di emergenze e piano di parcheggi, Natale 2022. Prego, consigliera Marianna Cardone. Grazie Presidente. I sottoscritti consiglieri comunali Marianna Cardone, Giovanni Oliva, Lucia Calella, Grazia Ruggero, appartenenti al gruppo consigliare Innova Locorotondo del comune di Locorotondo, interpellano il sindaco per sapere se si stia predisponendo un piano di evacuazione d'emergenza e con quali caratteristiche di capienza del centro storico, se si stiano prevedendo misure di contenimento e di contingentamento dei flussi per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela dei residenti e delle attività commerciali presenti sul territorio e se sia stato predisposto un piano della viabilità e dei parcheggi e con quali caratteristiche e capienza. Per evitare di sovrapporci, di andare lunghi e quant'altro, faccio una breve precisazione. Le domande sono sia formali, cioè se ci siano dei documenti scritti riguardo a queste tre risposte, e se in virtù di quello che il vice sindaco ha dichiarato con un video messaggio sui social, ci siano delle novità rispetto a quanto dichiarato sui social, tanto per diciamo andare veloci sulle risposte. Quindi faccio questa integrazione a spiegazione delle tre domande. Grazie. Prego, vice sindaco, video speciale. Tempi europei, sarò velocissimo. Allora, per quanto riguarda il piano di evacuazione d'emergenza, non ho partecipato alla conferenza stampa, l'ho detto anche nel video, di presentazione degli eventi, perché non avevo la certezza delle risorse a disposizione. Non tanto economiche, ma anche di personale. Diventa sempre più difficile, credetemi, reperire volontari. Vi faccio una parentesi e chiudo. Io partecipo a gare ciclistiche, stanno morendo, scomparendo tutte le grand fondo, dove servono tanti volontari sui percorsi, perché poi ci sono anche incidenti mortali, perché non ci sono più volontari, pagandoli, così come facciamo per Locorotondo. Chiusa parentesi. Quindi non avendo certezza abbiamo rimandato. La pioggia del weekend scorso ci ha un po' aiutato. L'ufficio servizi alle persone, la persona del dottor Vitantonio Rosato, ha ultimato in collaborazione con una società e credo che domani lo metterà alla firma il piano di evacuazione d'emergenza. Il cartaceo eventualmente fate accesso agli atti, è inutile che sto qui a dirvi i numeri. Fate l'accesso agli atti e sicuramente vi sarà dato copia di questo piano. Per quanto riguarda le misure di contenimento e contingentamento dei flussi per garantire la sicurezza dei visitatori, così come già esposto lo scorso anno, sapete benissimo che la linea di questa amministrazione è non sfavorevole, ma abbiamo detto più volte che considerato che a differenza di eventi come lo riporto sempre, il Carnevale di Putignano, le giornate sensibili che abbiamo valutato anche con le associazioni che partecipano e collaborano agli eventi natalizi, non sono 5 o 6, ripeto, come il Carnevale di Putignano, dove tu blindi il paese, chiudi, fai pagare il ticket, mandi i parcheggi esterni e le fai. Abbiamo contato almeno 18 date sensibili. Quindi contingentare il paese è assicurare il corretto svolgimento, la corretta fruibilità anche della viabilità veicolare è complicato. Quindi non ci sarà nessun contingentamento dei flussi nel centro storico. Per quanto riguarda il piano di viabilità e dei parcheggi, si è tenuta una conferenza di servizi la scorsa settimana alla presenza delle associazioni, dei volontari, del comando di polizia locale, dove abbiamo stabilito i punti sensibili del paese e quindi le rotatorie d'ingresso, in particolar modo via Martina Franca e via Fasano,
e le rotatorie che le precedono. Non abbiamo intenzione di chiudere immediatamente l'ingresso al paese, ma siamo pronti, nel caso diciamo, si dovessero verificare lunghe file sulle arterie principali, a chiudere per mandare verso i parcheggi. Questo anche per evitare poi scompensi e danni a tutte le attività che invece insistono su quelle arterie. Faccio l'esempio, se c'è una pizzeria su via Fasano e io chiudo il traffico alla rotatoria di via Fasano, sicuramente arriverà il 50% di utenti in meno a quella pizzeria. Quindi se posso evitare, evito. Se la fila di auto arriva all'incrocio di Cinque Noci, giusto per farci via Fasano, l'incrocio di Cinque Noci per fare un esempio, in quel momento chi è posizionato su via Fasano comunica per radio agli altri volontari, si chiude la rotatoria e si indirizza obbligatoriamente verso i parcheggi. Il sistema dei parcheggi sarà lo stesso con Park for Fun. Domani mattina dovremmo approvare, segretaria, la delibera di giunta con la quale si dà affidamento alla società della gestione, che non ha ovviamente costi per noi, ma abbiamo chiesto, così come diceva l'assessore Prete prima, abbiamo chiesto a questa società di fornirci di bagni chimici, quindi una spesa che non andiamo ad affrontare, e di relative pulizie per circa 9 giornate. Quindi i parcheggi a pagamento saranno tutti quelli della zona dello stadio di Viale Olimpia, avanti e dietro. Il blocchettificio presente su via Cisternino, c'è un accordo tra privato e la società. L'area interna al cimitero è ovviamente, in caso di necessità, sicuramente sarà aperta il parcheggio della cantina sociale o ex cantina sociale. Ovvio che rimane a pagamento anche quello di piazza Aldo Moro. Ho chiesto in maniera un po' più puntuale al comando di polizia locale di dedicarsi molto durante queste giornate sensibili ad azioni di più che prevenzione, repressione, perché non è il caso più di parlare di prevenzione, durante quelle famose giornate sensibili lungo le arterie principali e nelle immediate vicinanze del centro storico. Quindi dobbiamo scoraggiare il visitatore a utilizzare i parcheggi che sono destinati magari ai residenti di quella zona, ma peggio ancora dobbiamo scoraggiare il visitatore a fare un po' quello che gli pare e piace all'interno del nostro paese, compreso la sosta selvaggia. Non so se sono stato esaustivo, ma se ci sono altre domande sono comunque qui a disposizione. Grazie. Grazie, vice sindaco. Prego, consigliera Marianna Cardone. Presidente, la ringrazio. Vice sindaco, sono parzialmente soddisfatta perché il nostro più grande dubbio è l'ultimo punto di cui ha appena relazionato, ed è la repressione di cui parla, che con 25 volontari impegnati tra l'altro a gestire nelle 18 giornate sensibili il punto interrogativo sull'eventuale blocco delle grandi arterie per poi decidere via radio se mandare tutti in un parcheggio siano sufficienti per gestire anche la repressione sui parcheggi selvaggi e sulla tutela del cittadino residente. Non mi è ben chiaro come tuteleremo i residenti a parcheggiare, i residenti che poi possono anche essere, i residenti sono i primi, quelli che vivono nel centro storico, comunque nell'area murattiana, di poter parcheggiare dove parcheggiavano prima, e soprattutto anche i locrotondesi in generale che devono ritirarsi a casa. Non mi è ben chiaro questa repressione, avendo 25 volontari e gli stessi vigili che abbiamo tutti i giorni, come sarà possibile tutto ciò. Mi rendo conto delle difficoltà, ci rendiamo conto delle difficoltà e siamo a disposizione per gestire l'emergenza che si verranno a creare in questi 18, in queste si spera anche meno 18 giornate sensibili, le problematiche dell'anno scorso che hanno visto una grande
diciamo, spaccatura fra residenti contro commercianti, sembrava la guerra fra Guelfi e Ghibellini, e mi rendo conto che compito arduo e difficile di un'amministrazione di un paese turistico come il nostro è quello di riuscire a cercare un equilibrio perfetto, cioè di questo siamo pienamente coscienti. Però attendiamo di fare l'accesso agli atti e di leggere nero su bianco quali sono i sistemi principalmente di sicurezza che verranno attuati, perché nessuno si faccia male, la cosa più importante, e poi insieme vivremo queste giornate e cercheremo di capire quello che accade. Grazie. Sì, grazie consigliera Mariana Cardone. Possiamo quindi passare alla penultima interpellanza. Dal gruppo consigliare Nuova Locorotondo per tempistiche, pratiche edilizie, ufficio tecnico comunale di Locorotondo. Chi la espone? Il consigliere Giovanni Oliva, prego. Grazie Presidente. I sottoscritti consiglieri comunali Mariana Cardone, Giovanni Oliva, Lucia Calella, Grazia Ruggero, appartenenti al gruppo consigliare Nuova Locorotondo del comune di Locorotondo, considerata l'introduzione dello sportello informatico SUE per la presentazione telematica delle pratiche edilizie, l'assunzione di nuove unità lavorative all'interno dell'ufficio tecnico del comune di Locorotondo, su richiesta dello stesso ufficio, al fine di affrontare l'enorme mole di pratiche edilizie presentate e i ritardi accumulati nell'analisi e approvazione delle stesse, interpellano il sindaco per sapere quante pratiche siano state processate nel 2020, nel 2021 e fino ad oggi nel 2022 dall'ufficio tecnico comunale di Locorotondo, riportando i dati sia in forma aggregata, ovvero complessiva delle pratiche, che per tipologia principale, CIA, CILA, PDC, paesaggistica. Che effetti abbia avuto l'introduzione dello sportello SUE nella velocità di autorizzazione, analisi e approvazione delle pratiche edilizie? Quale miglioramento, se c'è stato, è stato registrato nel numero di pratiche edilizie processate dall'UTC del Comune di Locorotondo nel corso del 2021-2022? Chiedo poi, se possibile, avere anche un resoconto scritto di tutti questi numeri, perché magari qualcosa ci potrebbe sfuggire nella risposta orale. Va bene, quindi risponde l'assessore Rossella Piccoli. Grazie Presidente. Anno 2020. 175 CILA, istanze processate 175, CIL 7 istanze presentate, 7 processate, CIA 236 istanze processate 236, segnalazione certificato di agibilità 116 istanze presentate, 116 processate, permesso di costruire 121, di questi 121 74 sono state processate, 47 sono in attesa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Autorizzazione paesaggistica 67 istanze, 50 processate, di cui 17 in attesa di integrazione. 2021 CILA 284 istanze processate, 284, 6 CIL presentate, 6 processate, CIA 340 presentate, 340 processate. Segnalazione di certificato di agibilità, 112 istanze, 112 processate, permesso a costruire 144, di cui 74 processate e 40 in attesa di rilascio di autorizzazione paesaggistica e o integrazione. Sì, 40 in attesa. 144 presentate, 74 già processate e 40 in attesa di rilascio. Autorizzazione paesaggistiche 68, di cui 28 processate, 40 in attesa di integrazioni. Saranno contra queste. 2022 ci sono state presentate 334 istanze di CILA, 334 processate. CIL 12 presentate, 12 processate, SCIA 267 istanze presentate, 267 processate, l'agibilità 88 su 88 anche in uscita, permesso a costruire 123, di cui 59 processate, autorizzazione paesaggistica 55, 14 processate.
quando ci siamo insediati, sicuramente abbiamo preso nel 2020, abbiamo preso in eredità un ritardo delle pratiche di oltre 2 anni. Poi successivamente al nostro 2 anni e mezzo forse di pratiche di arretrato. Poi successivamente c'è stato anche il rinnovo della commissione paesaggistica, che erano scaduti i termini, quindi è stata rinnovata. Per cui diciamo che sia la commissione paesaggistica che l'urbanistica stanno andando avanti. Nel 2023 l'obiettivo sarà quello di che entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza almeno il professionista o il cittadino riceveranno una risposta da parte dei nostri uffici. Sicuramente la domanda in cui che effetto abbia avuto l'introduzione dello sportello SUA nella velocità di autorizzazione, non c'è una velocità nell'autorizzazione, sicuramente c'è stata una semplificazione nella protocollazione e il sistema elettronico ha sicuramente evitato quello che accadeva in precedenza, che molte pratiche venivano presentate senza nessuna documentazione. Voglio anche, sicuramente ci sono dei ritardi nel 2022, non c'è dubbio da quello che si evince, però devo anche a ragion veduta anche dire che l'ufficio urbanistica non si occupa soltanto di urbanistica, ma fa anche lavori pubblici e quindi la mole di lavoro è tantissima sugli uffici e sicuramente io posso dire che li vedo comunque sempre a lavorare. Grazie. Grazie Assessore Rossella Piccoli. Prego, consigliere Giovanni. Ringrazio per i dati riportati che però lasciano trasparire non un miglioramento ma un peggioramento delle pratiche, perché se io vedo i numeri che vengono fuori del 2022 noto sul permesso di costruire e sulle paesaggistiche un pesante rallentamento nelle procedure appunto di espletamento di queste pratiche, con il discorso che poi ci sono da sommare tutte quelle degli anni precedenti che non sono state espletate. Quindi sostanzialmente il 2022 la situazione già a fine novembre sta peggiorando e abbiamo le pratiche degli anni precedenti che ancora non sono state espletate. Io chiedo ufficialmente da tecnico e da consigliere comunale in nome del gruppo Innova di affrontare seriamente questo problema in commissione e addirittura in consiglio comunale, perché se la situazione continua come sta andando le problematiche inizieranno a diventare serie per uno dei settori, se non il settore trainante dell'economia locorotondese, che è quello dell'edilizia. Quindi questo è solo un sistema, una interpellanza iniziale che abbiamo posto all'amministrazione per avere dati. Poi Assessore, se mi può passare una copia di quelli suoi, non vorrei aver fatto errori, quindi vorrei essere il più preciso possibile su questo, però dobbiamo capire una cosa fondamentale, cioè se qui il problema è la mancanza di personale o è l'organizzazione dell'ufficio, che evidentemente non è tale da affrontare le sfide che pongono l'informatizzazione e forse il numero di pratiche che viene presentata a livello di paese. Quindi sono soddisfatto delle risposte numeriche, non sono soddisfatto del funzionamento dell'ufficio tecnico di Locorotondo. Grazie consigliere Giovanni Oliva. Passiamo ora all'ultimo argomento all'ordine del giorno. Il numero 26 riguarda l'interpellanza del gruppo consigliare Nuova Locorotondo sullo stato della procedura di coprogrammazione e coprogettazione per la gestione polo educativo presso la struttura asilo nido comunale in contrada Cinque Noci. Viene esposta dalla consigliera Grazia Ruggero. Prego consigliere. Grazie Presidente. I sottoscritti consiglieri comunali Marianna Cardone, Giovanni Oliva, Lucia Calella, Grazia Ruggero, appartenenti al gruppo consigliare Innova Locorotondo del Comune di Locorotondo, considerato che il Comune di Locorotondo, con un finanziamento di fondi FESR 2007-2013 devoluti dalla Regione Puglia, ha ottenuto una somma di 696.000 euro per la realizzazione, di asilo nido comunale e servizi per la prima infanzia, che con l'accensione di un mutuo casa
pari ad euro 241.311 centesimi, oltre che con somme del bilancio comunale pari ad euro 68.464.55, sono state impegnate ulteriori somme per il completamento strutturale dell'opera sita in Contrada Cinque Noci, che con delibera di giunta comunale numero 94 del 13 settembre 2022 è stato dato avvio ad un percorso di coprogrammazione con enti del terzo settore per l'individuazione di bisogni, di interventi, di risorse disponibili in funzione della gestione condivisa del polo educativo nella struttura di proprietà comunale in area Cinque Noci, che con precedente delibera di giunta del 31 maggio 2022 numero 51 è stato dato incarico all'avvocato Roberto Daddabbo con studio in Bari per il ruolo di assistenza tecnica per la suddetta procedura con una spesa pari a 15.500 euro. Interpellano il sindaco per sapere quali atti sono stati adottati da settembre 2022 sino ad oggi per l'attuazione delle fasi di coprogrammazione ed eventualmente coprogettazione in ossequio alle disposizioni indicate negli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 117/2017, ovvero il codice del terzo settore. Quali sono esattamente le tempistiche che si prevedono per l'espletamento della fase di coprogrammazione e della successiva coprogettazione? Grazie. Grazie, risponde l'assessore delegato Paolo Giacovelli. Allora, grazie Presidente, grazie colleghi. Riguardo al primo punto, gli atti da settembre ad oggi sono delibera 94 del 13/09/2022, che poi ha visto una determina e poi ha visto l'avviso pubblico in data 2 novembre 2022, l'avviso pubblico riservato agli enti del terzo settore per l'adesione ad un percorso di coprogrammazione per l'individuazione dei bisogni da soddisfare degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili finalizzate alla gestione condivisa di un polo educativo presso la struttura comunale Area Cinque Noci. Questo ha visto una scadenza del 18 novembre, che è stato già terminato, ha visto la presenza, come diceva prima il sindaco, di 14 enti, realtà sociali, tra suddivisi in associazioni, ETS, cooperativi, ma anche fondazioni, quindi un risultato abbastanza importante e anche autorevole da questo punto di vista. E poi oggi doveva essere fatto il primo incontro del tavolo sulla coprogettazione, però dato visto il consiglio l'abbiamo spostato a lunedì 5 dicembre alle ore 17 proprio presso il polo educativo, e questo, come dice l'avviso del 2 novembre 2022, questo procedimento sarà concluso entro i 60 giorni, ma sarà fatto anche prima, perché più o meno saranno 2-3 gli incontri che tratteranno la coprogrammazione, e inizio già a rispondere al secondo quesito. E questo qua sarà fatta la sintesi, perché sarà tutto verbalizzato, e poi inizierà la coprogrammazione che avrà 30-40 giorni per poi attivare il bando pubblico, che non sarà ovviamente, come abbiamo sempre detto, una vera e propria gara d'appalto. L'idea e l'impegno di questa amministrazione sarà terminare entro la primavera per poi avviare questo polo educativo tanto parlato e tanto discusso per l'anno 2023, quindi settembre 2023, quindi l'anno nuovo scolastico. Grazie. Grazie. Assessore. Prego. Scusate, non avevo acceso. Grazie, ringrazio l'assessore per la risposta. La determina a cui si fa riferimento, a cui faceva riferimento, mi diceva, era la numero 94. Quella è la delibera. C'era una determina dirigenziale. Prima che è la 205. Sì. Del 27/10/2022, nella cui determinazione dirigenziale c'è scritto che l'avviso, leggo, pubblicare il presente avviso sul sito internet del Comune di Locorotondo, nella sezione bandi di gara e avvisi. Questo bando non è stato pubblicato sul sito del Comune di Locorotondo, quindi insomma volevo segnalare questa cosa. Ci ho detto, quindi di conseguenza, vabbè,
verificate questa cosa. Per... Va bene, sulla sezione bandi avvisi del sito io stamattina non l'ho trovato, può essere anche che non sia stata in grado di trovarla, però bisogna andare all'ACI. Va bene. Ci ho detto, prendiamo atto dell'avvio del procedimento dei 14 enti, siamo ovviamente contenti che 14 enti abbiano insomma, partecipato, perché sicuramente la partecipazione in termini diciamo, numerosi, corali di questo processo sono auspicabili se si vuole realmente lavorare bene con questo strumento che il codice del terzo settore ci mette a disposizione. Ovviamente la nostra perplessità in questo momento è sempre collegata al discorso diciamo, dell'ampio spettro che si è voluto dare alla destinazione di questo immobile. Infatti nell'avviso pubblico che è allegato alla determinazione a cui facevo riferimento prima, si fa riferimento davvero ad una moltitudine di servizi, quindi vedremo questi servizi che cosa, tra cui leggo servizi inclusivi, socioeducativi, ricreativi, sportivi e culturali. Ci auguriamo seriamente che quella che è la destinazione di questo immobile, che nasce d'altra parte sulla base di atti della regione che hanno finanziato, li sono stati letti nella premessa di questa interpellanza, tutti i soldi che sono stati spesi, il mutuo che il comune di Locorotondo ha dovuto aprire per sostenere queste spese. Bene, tutto questo sia focalizzato per quella che è la finalità appunto di questo immobile, con servizi prevalentemente per la fascia della prima infanzia, asilo nido comunale, fascia della prima infanzia. Ovviamente ci auguriamo che la partecipazione degli enti sia di ulteriore stimolo affinché le cose si facciano bene e che ci sia, perché il codice del terzo settore, le linee guida che sono contenute nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2021, danno all'amministrazione ampio potere di controllo e di indirizzo e che quindi lo esercitino affinché la destinazione di questo immobile e i fini di questo immobile non vengano, diciamo, non si perdano per strada. Grazie. Bene, ci accingiamo alla conclusione di questo consiglio comunale. Sono le 22:02, abbiamo completato tutti gli argomenti. Possiamo dire che si è concluso il Consiglio Comunale. Arrivederci alla prossima. Buonasera a tutti.